Ora si sentono. Ah, ok, scusa, abbiamo perduto. Non siamo gli unici stronzi che partono e parlano mezz'ora esatto, e poi dopo. Esatto, perfetto. Bene, ora ci sentite. Fortunatamente non avevo detto nulla di importante come al solito. Comunque, se avete visto la pubblicità, faremo sicuramente la live della Quick Starter di Historia, presa fresca fresca, si fa per dire a Lucca. E bene, abbiamo oggi un ospite speciale, un ospite direi. Speciale Federico da quelli che ben nerd, non dico bene, ho sempre paura di sbagliare il nome del canale. Sì, perfetto. E nulla, Historia, devo dire che è diventato famoso per aver finito la Kickstarter in due ore e mezzo, due ore, una cosa del genere. Devo dire che quando lo vidi, quantomeno la ricostruzione dei personaggi è fatta in una maniera assurda. Gli amanti degli animali antropomorfi saranno contentissimi perché questi sono i personaggi, si vede anche furri esatto. Dal anche perché insomma da quelli che hanno tirato fuori i giorni di Ragnarok, sì. Comunque non mi aspettavo di meno e volevo aggiungere qualcosa io, ma me lo sono dimenticato, quindi me lo ricorderò in corso d'opera. Allora, se volete, prima che presentate i personaggi, faccio un paio di note, sì? E spiego un po' l'ambientazione molto molto velocemente, anche perché c'è poco da dire. Ottimo, vado intanto a fare una cosa di là, lo subito. Sì, allora, Historia è ambientato in un periodo, cioè è una sorta di dark fantasy, diciamola così, è ambientato circa verso il periodo seicentesco, diciamo, quindi quando in Europa iniziano ad esserci già le armi da fuoco, ma non siamo ancora usciti da quel periodo, diciamo, un po' medievale, che è tanto caro al fantasy. Ora, un paio di note che devo fare tecniche. Per questa particolare live non verrà presa molto in considerazione quella che nel manuale è chiamata l'avventura, che dovrebbe essere una specie di background più, ma in sostanza nella Kickstarter ce n'era solo una e sembrava un po' difficile creare un party di 4 o massimo 5, perché l'avventura potrebbe avere fino a 5 giocatori con un solo tipo di avventura che era la spia, e mi sembrava un po' inadatto. Per chi magari l'avesse già provato o avesse informazioni più, diciamo, complete di me sul gioco, come mi hanno riportato, teoricamente le classi magiche dovrebbero farle solo i volatili, in questo caso il Barbagianni. Ho dato la possibilità però a John di fare un lupo, perché sulla Kickstarter non viene nominato assolutamente l'obbligo di avere per forza un volatile come caster. Dai, chi la fa la battuta a tema The Pruld? Esatto, cioè abbiamo anche il lupo. Esatto, cioè abbiamo anche il lupo. Esatto. E nulla, a questo punto, dove vi trovate? Presentiamo i personaggi intanto. Prima presentate i personaggi, no, perfetto. Ma non so, se vuoi farlo in corso d'opera, può essere interessante anche quello. Ma ok, dai, facciamolo, rompiamo la routine e facciamolo in corso d'opera. Allora, ok. Anche perché non ho nulla da dire. Voi vi trovate in questo continente che è diviso in tre nazioni. Ok. È una grande penisola che è separata da una catena montuosa, da un canato. Ok. Quindi, che ha conquistato tutti i territori circostanti. Questa difesa naturale ha fatto in modo che invece la penisola in cui vi trovate voi, dove ambientate insomma però la maggior parte di Historia, non sia minacciata da questo grande impero. E quindi tutti si sono potuti sviluppare più o meno autonomamente. Al centro troviamo la Fossa Verde. La Fossa Verde è un luogo rigoglioso, ricchissimo, pieno di miniere, che è conteso dai due, diciamo, regni vicini. Nella Fossa Verde si trova anche l'Ossarium. L'Ossarium è un luogo strano, mistico, in cui riposano le ossa di esseri giganteschi che sono diventati praticamente oggetto di culto presso la chiesa di questo, presso la religione principale di questa ambientazione, che è appunto chiamata la Chiesa delle Ossa. La Chiesa delle Ossa comanda una specie di stato della chiesa per noi, che si chiama appunto il Sacro Regno. È una teocrazia divisa appunto in vari piccoli centri di potere che sono, diciamo, anche le massime cariche ecclesiastiche della Chiesa delle Ossa. Okay. E appunto il Sacro Regno, se la Fossa Verde è al centro, si trova alla sua destra.
L'ultimo che rimane, diciamo, in fondo alla penisola e quindi più a contatto con il mare, è la Confederazione. La Confederazione è quello che appunto si pensa con una confederazione, un gruppo di città che si sono messe insieme ma mantengono un minimo di autonomia, particolarmente libere, particolarmente improntate sullo sviluppo di nuove tecnologie, di nuove, della cultura, della ricerca in tutti i campi, e sono noti per essere bravissimi mercanti, appunto perché sono quasi del tutto circondati dal mare e quindi possono commerciare bene o male un po' con tutti. La cosa particolare è che appunto entrambi, sia la Confederazione sia il Sacro Regno, si condividono il controllo, cioè cercano di ottenere il controllo sulla Fossa Verde, perché è un luogo importantissimo, è strategico, ci sono ricchezze e c'è appunto questo luogo, l'Ossarium, che è un centro di influenza grandissimo, perché è un luogo con una grandissima potenza religiosa. Cioè chi lo possiede, possiede un luogo che è importante a livello sociale, diciamo così. Però anche la Fossa Verde ha i suoi centri di potere, le città importanti. Una delle città più importanti è Salso Nero. Non vi sto a fare descrizioni particolari perché è Venezia. Ok. Esattamente, è Venezia. Ok. Con o senza acqua? È costruita sopra un delta di un fiume molto grande. No, era una battuta sì, su, di attualità. Sì. Ed con è... senza coronavirus. Ecco. Con o senza navi nel porto direttamente. Anche. E ovviamente è quello che era Venezia al tempo. Perché non il GDR c'ha una Venezia? Esatto. Perché ce la copiano tutti, voglio dire. No, non c'è un GDR senza Venezia, credo. Anche anime, praticamente, la infilano ovunque. Sì, sì. Perché fa tanto figo, dai. Hanno messo perfino l'anime con Venezia su Marte, voglio dire. Cioè, dai, sì, una minchiata, scusami. No, non dici bene. Non eri pronto, per Venezia su Marte. Appena lo ricordo te lo dico. Perfetto. E Salso Nero è un importantissimo centro di scambio commerciale, di lì ci passa di tutto e ovviamente è casa di mercanti importantissimi, ma anche di congiure, di intrighi politici che si snodano appunto sul fatto che entrambi, sia la Confederazione sia il Sacro Regno, stanno cercando quantomeno non solo militarmente ma anche a livello di influenza di prendere il controllo dei punti più importanti della Fossa Verde, questo in particolare. Vabbè, situazione da Italia di quell'epoca. Esatto, esatto. Quello che tutta questa cosa a voi in realtà non vi interessa più di tanto. Beh, come non vi interessa più di tanto, e ora vi dirò perché, il fatto che recentemente, sebbene sia notizia che lo sanno tutti, è praticamente esploso in una maniera incredibile, che recentemente una studiosa si è recata nell'ossarium ed ha riportato delle reliquie molto grandi, in particolare delle ossa, da lì. E stanno praticamente circolando in una maniera... diciamo non molto legale, perché tutti stanno cercando di fare in modo di accaparrarsene qualcuna, prima di tutti il Sacro Regno, perché ovviamente l'intera sua religione è basata intorno a quelle. C'è uno smercio di ossa molto grandi. C'è uno smercio di ossa molto grandi e c'è una caratteristica particolare però, che si dice che queste reliquie, ma sono voci, contengano dei poteri al loro interno incredibili. Si sta parlando di una magia potentissima in un mondo come questo, in cui la magia non è che sia, diciamo, così tanto utilizzata né ben vista talvolta. Perché a voi vi interessa poco di questa cosa qui? Perché ora avete problemi molto più grandi. Voi nel corso della vostra storia deciderete poi se vi conoscete di già o meno. Avete ricevuto un favore molto molto grande da un tale Paddat. Paddat è attualmente, scusatemi, mi sono dimenticato il titolo di questo tizio, ovviamente. Cioè, intanto la razza è un... È un rospo. Bellissimo. È un rospo, e quindi potete già immaginarvi la persona che è. Persona. Persona.
Invece un Jabba di Hutt. Oh no, presto sopprimetelo. A Mochina, presto. Bruciate la casa! Cosa? Sono tutti contagiati ormai. Esatto. No, però è sta notizia nel... Giustamente ci fanno notare i famosi poteri forti. No, non è cosa del braccio. Tipo, quattro. Maremma santa. Ma intanto... Ok, sì. Va, datelo un rospo. Che è arrivato a Salz Nero molto giovane. Poverissimo. Senza che nessuno lo conoscesse. E ha fatto quello... che fa chiunque non si possa sostentare in una città di porto come Stalzo Nero. Si è data la criminalità. Ah, ma sono l'asbog. Sì, ha una criminalità inizialmente dei bassi fondi, però era una persona particolarmente spietata, calcolatrice e bravissima in quello che faceva. Fino a che... Tu riesco a immaginare il rospo criminale. Sì. E quindi questo lo ha portato a scalare mano a mano. Ottimo. Anche grazie all'aiuto di una maga che proviene da terre molto lontane, una salamandra addirittura, che non si vede molto spesso neanche a Salso Nero, sebbene ci sia uno scambio comunque di razze importante, ha iniziato a scalare praticamente tutti i ruoli più importanti della città, fino a diventarne podestà. Si conosce il nome della maga? Il nome della maga è Nishung. Viene dall'est, quindi. Dall'est, esatto. Okay. E di lei si sa molto poco, oltre che evidentemente è una maga molto potente. A parte che evidentemente è una maga molto potente. E è diventato così ricco e potente che oltre ad essere il potestà è proprietario di un'immensa serie di altri titoli e attività all'interno di Salso Nero. Dopo. E è una persona famosa per essere particolarmente sobria e controllata, tanto che mentre vi state dirigendo al suo palazzo non avete bisogno di particolari indicazioni per trovarlo, perché è questo gigantesco palazzo fatto a forma di rospo, totalmente coperto di placche d'oro, quindi un gigantesco rospo dorato il suo palazzo, che guarda esattamente nella direzione del palazzo comunale di Salso Nero, come per dire, guardate che... Il mio prossimo obiettivo è stare lì. Ho messo l'ansia, da che parte del rospo entriamo? Perché? Beh, ovviamente dal davanti. Non è comunque meglio, però. Non è rispetti. Vabbè. Bene, e diciamo che bene o male, se volete presentare i vostri personaggi, vi ritrovate di fronte all'immensa piazza. Come c'è un rospo? Ma noi siamo tutti insieme legati da un obiettivo comune. Potete deciderlo voi, l'unica cosa in comune che avete, quantomeno, è che dovete un favore a questo tizio se siete chiamati. Ok, gli dobbiamo qualcosa. Gli dovete un favore grosso, nel senso che non potete rifiutarlo. Ok. E quindi intanto presentiamo allora i... Sì, potete benissimo presentare se volete. Va. Comincio io? Allora, io sono un porco, ma parliamo prima del mio personaggio. Che è un porco anche lui, tra l'altro. Esatto. Allora, appunto, io sono della razza dei Sauti, si chiamano qui, anziché sì. Sueni, e la mia classe praticamente, anzi il mio mestiere è il mortificato, che in questa ambientazione dovrebbe in qualche modo ricalcare il chierico. Sì, è una specie di chierico, si basa sui flagellanti appunto. Esatto, a differenza del chierico i suoi slot di incantesimi sono appunto le... Frustate nel groppone. Esatto. Sì, perfettamente. Praticamente io più mi faccio male, infatti non mi sono messo l'armatura così mi faccio ancora più male, più posso spammare le mie abilità. Danni più memoria. Se ci sono fan di Warhammer Fantasy che ci ascoltano, sono praticamente i flagellanti dell'impero. Ora, io ho un problema, perché essendo un accolito e tutto, per colpa della razza ho un problema. Ogni volta che ho una passione, di fronte a questa non posso proprio opporre resistenza, nel mio caso è il cibo. Quindi accolto quanto ti pare, il peccato di gola è l'unico peccato che non posso estirpare dal mio corpo. E vabbè, è un motivo per frustarti così, no? Sì, esatto. Probabilmente il tizio che mi deve un favore mi ha salvato la vita dopo che ho praticamente svaligiato senza controllo una cambusa pubblica. Beh, o una locanda, non lo so. Che mi avrebbe mandato sicuramente al macello. E mi chiamo Marcel Bacon. Giustissimo, come vuoi chiamarlo? Volevo chiamarlo Francis Bacon, poi mi sono trattenuto. Ok, con nome si vola alto. Sì, vai, allora, sentiamo te allora. Allora, lei che chiami, scusa? Marcel Bacon, ok, bene. Allora, vedete, io di razza non mi ricordo come l'hanno chiamata qua, però praticamente sono un fruscione. È un... Un orzetto lavatore? Qualcosa del genere, sì.
te lo vado a ricontrollare, continua. Comunque, okay. Sono un pescione e... Mustache. Quello penso sia il gruppo più... Sì, sì. Vabbè, però... No, comunque si chiama Procione proprio. Oh, ok, sono un Procione, perfetto. Frascione. Quindi, esatto. Okay. Sono, diciamo, di classe, sono un alchimista e quindi mi baserò più sul fare vari composti che hanno, possono dare varie abilità, cioè hanno vari effetti, tra curare, far danno, aumentare scia e cose varie. Ok. E... diciamo, la sua passione, diciamo, il suo scopo come artigiano di Gilda, come alchimista, è che ovviamente è parecchio fissato con esplosioni, chissà, roba che va a fuoco e cose varie. Da cosa è stata presa ispirazione. Esatto. E appunto il nostro caro amico Rospo, diciamo, ma mi ha evitato diversi anni di prigione per aver fatto esplodere qualcosa, perché ho sbagliato qualche composto e ho fatto saltare in aria qualcosa che non doveva saltare in aria. E siamo due con favori legali, esatto. E ovviamente il mio faccione si chiama Rabbia, cioè Rabis di cognome Egg. Okay. Uovo Rabbia si chiama. Okay. Signor Uovo Rabbia. Esatto. Mi piace. No, è un pescione, come devo chiamarlo? Rabbia, ovviamente. Scusate, dalla chat, il PG di Daniele ogni due secondi, Harder Daddy. Esatto. Da solo, poi. Sì, da solo. Esatto. Sei il daddy di te stesso. Che look che, incredibile. Che lusso. Ma sì, capito. Allora, il mio invece è un gatto, quindi fa parte dei felidi, è un gatto. Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. E fondamentalmente il buon Matisse è un gattone venturiero. Venturiero sarebbe fondamentalmente, detto in soldoni, il ranger, quindi abile tiratore con l'arco e agile, è quello che farebbe un ranger. Fondamentalmente Matisse ha un grosso, grande difetto, comune a molti gatti. È pigro. Ah. Pensavo i puntatori laser. Pensavo le palle di pelo. Ma quelli sono secondari. Ogni mezz'ora mi vomita una palla di pelo. Sì, sì, ma quello è fondamentale. Quello non è un difetto, quello è un punto di forza dei gatti. Vabbè. È pigro e non ha interesse per nessun altro. Ma dopo tutto è un gatto. Quindi è tenero, dolce e quindi nessuno l'ha ancora ucciso fino ad oggi. Esatto. Gatto con gli stivali di Shrek. Esatto. L'ultima volta ci ha provato, non ha funzionato. E fondamentalmente la sua pigrizia l'ha portato a essere messo a rischiare di essere ammazzato, perché serviva all'esercito, doveva fare una missione, non aveva voglia, si è addormentato, è rimasto su un albero, quando è tornato 3 giorni dopo ha rischiato il linciaggio da parte dei sergenti, e un tale Rospo gli ha promesso la libertà in cambio di un favore. E siamo a 3 motivi legali. No, questo non è legale, questo è proprio che... si crede proprio. Matisse giustamente ha accettato e si è scordato il favore. Ah. E quindi adesso... E quindi quando ti è giunta la lettera che sei convocato per essere il carro Paddat... È arrivata 2 mesi fa, in realtà. Ah, perfetto. Già, avevo dimenticato una cosa comunque, appunto che attestica di Socioni, che sono anche abbastanza un accumulatore seriale, quindi solitamente cerco di... Cioè, se trovo qualcosa tendo a conservarmela, perché hey, potrebbe essere utile. E sono anche un po' cleptomane. Bene. Quindi rischio di arraffare cose un po' a random. E John? Allora, il mio personaggio è un lupo. Quindi abbiamo anche il lupo. No. Cioè, abbiamo anche il lupo. E ovviamente si chiama Lupo Lucius. Esatto. E... detto che stasera con lui stiamo volando alti, eh. E niente, la classe che ho scelto è il Magus. Qui funziona in una maniera un pochino diversa, che ha i punti... Hai i punti magia, esattamente, per castare un incantesimo devi esattamente utilizzare tanti punti magia, quanto è il livello di quell'incantesimo? Io ne ho ben 2. 2. A livello 1. 2 incantesimi di livello 1. Esatto, incantesimi di livello 1, più i cantrip normali. Sostanzialmente quindi è un mago. È un mago, sì. Un po' strano. Diciamo, è la classe magica vera e propria, la classe arcana per questa ambientazione. Sì. Quindi non abbiamo un tank, una frontline. Non lui, in teoria, potrebbe. Sì. Cioè, più che altro faccio parecchio male se... Allora, il mio personaggio, come tutti i buoni maghi, è assetato di conoscenza.
E quindi ha chiesto espressamente al nostro Rospo un favore. Lui ha detto: ok, prima però vieni e fammi tu un favore. E quindi lui è venuto a palazzo e è interessato a questo. E la caratteristica dei lupi è che quando sono in branco, cioè con alleati, danno il meglio di loro, però tendenzialmente cercano di prendere il comando. Giustamente. Di natura. E io sono un maiale, quindi nel senso... Altre cose particolari, vabbè, comunque nessuno sa, perché comunque per essere iniziati ai maghi e essere solamente novizi c'è da passare dei test e studiare. Però nessuno, lui non ha mai detto a nessuno dov'è che ha studiato e da dove arrivano le sue conoscenze. Quindi, e ne parla anche malvolentieri. Sei un personaggio un po' misterioso. Un po' misterioso. Quindi vi bello conoscete giannato, più o meno lui. Di partenza o no? No, 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 facciamo più interessante, non ci conosciamo. No. Ok. Vi presentate dunque alle porte di questo palazzo. Scusa, sono lì che mangio un cetriolo. Ci sono il penne dei fascioni. Alessio, meno male hai bisbigliato che non ti ho sentito neanche io, non so loro. Io l'ho sentito ma solo in parte. Anche io, a parte che però ora voglio sapere la prima parte. Fanno gli orecchini. Con l'osso del pene dei fascioni. Ok. Molto interessante. Ottimo. Metti il link all'acquisto. Link all'acquisto. Su Amazon. Sì. Su Amazon. $90, cioè. Cosa lo compri? Non ti chiedo come fai, cioè lo so perché come fai a saperlo. Prego, Francia. Allora, già prima delle porte, che guardano le porte, che fanno la guardia delle porte, ci sono due guardie armate di tutto punto. Fate conto, armi di ottima fattura, un'armatura completa di ottima fattura. Tra l'altro, armature che non si vedono molto spesso qui, perché sono armature di fattura orientale. Perché Paddat, appunto, ha una particolare predilizione per tutto quello che ha una fattura orientale. Quindi già a voi potrebbero sembrare strane a vedersi. Esotiche, ma danno un'idea di quanto questo tizio sia potente e soprattutto ricco. Presentati lì davanti, accertano che siete voi, che siete quelli che Paddat ha chiamato, e vi introducono all'interno di un palazzo. C'è un servitore che è un topo. Ok. Tutti guardiamo lui, ah, che sì, gatto. Solo che per motivi X è alto quasi quanto te, quindi... Oh mio Dio. L'ho fisso. Mi sto immaginando. Io l'ho fisso e dico... Un topo muscoloso. Però non faccio nulla, sì, perché questo, è troppo lontano. Questo troppo vi rimanda uno sguardo abbastanza vuoto e classico di quei valletti ormai abituati da tempo a fare esattamente tutti i giorni sempre la stessa cosa. Oh. E con un prego molto annoiato ma anche molto attenzioso vi conduce per una serie incredibile di stanze, corridoi, tutti decorati in una maniera quasi eccessiva. Abbiamo già perso metà strada. Sì. Sempre ovviamente tutto alla moda orientale. Fino a che non vedete introdotti in questa stanza gigantesca, luminosissima, decorata ovviamente con stucchi in oro, vetrate colorate, con almeno quattro di queste guardie simili a quelle che avete visto all'entrata, in cui sedendo quasi su una specie di trono e con dei servitori che lo stanno praticamente ungendo con oli profumati, perché è un rospo, deve rimanere idratato. E... È orribile. Sì, ma c'è la... I servitori che sono... È già baleato. Esatto. È già baleato. È abbastanza obeso in realtà. È già baleato. A lui ci crede di consegnargli un solo adesso. Cosa? Cioè la nostra missione sarà di consegnargli un solo. Esatto. Sì. E con questa figura... Credete, vi sta osservando un po' da sotto il cappuccio che ha, sta molto elegantemente, ma che sta dietro in disparte, che capite perfettamente essere quella salamandra che gli fa da consigliera, oltre che da mago di corte. Questo ci mette qualche secondo a accorgervi che siete entrati, e fa con questa voce molto gracidante, molto profonda, ma anche gracidante, fa: oh, finalmente siete arrivati! Prego, prego, venite! Abbiamo... qualcosa da discutere. Ah, provo da mangiare. E finisco l'ultimo pezzetto del cetriolo. Buono, cetriolo. Io... No, fanno schifo. Prima, vabbè, mi avvicino
e faccio un inchino sia a lui che alla strega. Alla strega. Okay. Sono la sedia. Alla sedia. E la sedia ti ricambia l'inchino. E la guardo, faccio, è un onore. Questa ti cambia un leggero cenno del capo, ma senza mostrare particolare attenzione, è impassibile. Mm-hmm. E Padat è molto contento del rispetto che gli hai dimostrato e fa, bene, bene, immagino sapete tutti perché siete qui, vero? Beh. Io ho preso da inefferabile curiosità, ho ignorato tutti e sto guardando tutta la stanza, la sto girando. È una stanza molto molto luminosa, piena di cose sbrilluccicanti anche nel caso. Nel caso, eh. Sì, no, le zulì che includono le mani, però stai facendo così. È proprio uguale. Di malati di mente. Quando si inizia a mangiare tutto, lui va a girare a casa per la stanza. Sì, porta via tutto. E lui inizia a rubare. Ci libera lì, porta via, se gli va sotto il culo. Giro. A un certo punto, guardo un calice. No. Cosa? Toc, e faccio cadere il calice. Ah, giustamente, un gatto. Ah. Toc. E lo butti giù, questo cade con abbastanza lungo. Faccio finta di sorpresa. Scappi. Le guardie si allertano un secondo. Lo rimetto a posto. Sì. E questo padre, tombrandosi un po', fa, gradirei un po' più di attenzione per i miei preziosissimi reperti, sapete che sono stati fatti giungere qui tramite un viaggio pericolosissimo, soprattutto quelli che sono in questa stanza. Quali sono i più rari? Beh, c'è quell'importante calice di vetro che giunge da terre addirittura sconosciute, che è praticamente in una teca. Sì. Gli occhi del gatto per me, sì, sono due heavy breathing. Sì. Poi c'è questo importante arazzo che a me, che è dietro di lui, gli fa praticamente da pala d'altare quasi. Gli occhi sono nella metà del volto. Sì. E già tanto se non sto mangiando il tappeto, esatto, perché posso mangiare praticamente qualunque, esatto, cosa. Sì, ma comunque, perché siamo qui? Esatto, esatto. Mettiamola così. Voi mi dovete qualcosa. Io sono stato benevolo. Non ancora. O sarò benevolo, ovviamente. Ma in cambio mi aspetto qualcosa da voi. E questo qualcosa è ovviamente un lavoro ben fatto. Vedete, la situazione è molto molto semplice. Ho deciso di affidarvi qualcosa di molto tranquillo, ma che per me è molto importante. Vedete, io ho una cara amica, una nobile donna. Buffering. L'avevo detto che mi sarei scordato. È ben normale. Sì, tutti i nomi, anche perché sono nomi abbastanza strani. Ok. Domina Agnese Ulpa. La conoscete benissimo. È una nobile donna molto molto importante che abita in periferia di Salso Nero, sulle colline. Ulpa? Ulpa, ed è una volpe, ovviamente. Mm. Ecco, chi è Lady Marion? Sì. E possiede questo palazzo principesco circondato da uno degli orti botanici più belli e forniti di tutto il paese. Ok. Sta per ricevere due ambascerie che provengono, una dalla Confederazione e una dal Sacro Regno, addirittura. E, vi spiega Paddat, proprio per questo ha fatto ordinare tramite lui due statue per abbellire il suo palazzo, che vuole che gli siano consegnate entro oggi, perché le ambascerie arriveranno verso sera. Ah, e cosa ci vuole, sì, dai? Entro oggi, perché le vuole appunto mettere nella sala di ricevimento per diciamo renderla, per far figura. Esattamente. Come se non bastasse un enorme rospo che è uno schiaffo ai poveri. Esatto. Sì. Cioè, questo è il palazzo letteralmente più alto della città. Ragazzi, anche i boss della mafia hanno queste case di uno sfarzo
disgustoso. Come vedi il Taj Mahal in Giappone. Esatto. Cioè, come in India che stanno costruendo i muri per non far vedere le baraccopoli. No, non in India, non mi ricordo dove era. Che stanno costruendo dei muri attorno alle baraccopoli per non far vedere a chi deve andare a visitare. Sì. Pare che fosse stato veramente in India. L'hanno fatto anche i romani al tempo. Non so. Che costruirono muri dietro il foro per non far vedere il quartiere più brutto. Muri anche con pietre ignifuga in modo che se bruciavano quel posto... strutture antipoveri. Esatto. Strutture antipoveri. Sua maestà, risolviamo il problema dei poveri. No, muriamoli. Nascondiamoli, li metti sotto il tappeto. Sì. Vabbè. Ok, e dice che però ovviamente questa è una spedizione molto importante. Sì. Ovviamente è un favore che ha fatto alla cara Agnese, quindi diciamo che vuole essere sicuro che la cosa sia nella più assoluta sicurezza e discrezione. Ecco perché ha pensato a voi. Mm-hmm. Ovviamente le statue devono arrivare entro sera e c'è neanche da dirlo, devono essere intatte, assolutamente perfette. Ok. Beh, quindi queste statue, quindi dovremmo portarle come? Non capisco per quale, con quale logica ha chiesto l'aiuto di un bombarolo per portare le statue integre. Però e di un gatto. Perché di un flagello. Avrei fatto saltare l'aria che un po' per rubarle. Perché diciamo che non si fida molto, essendo un fatto molto personale, di affidarlo a canali più, come si potrebbe dire, legali. Ecco. Legali, ok. Sì. Più che altro. Quindi dov'è che il le punto dovete di... consegnare esattamente a questa villa qua. Ci sarà qualcuno ad aspettarvi tranquillamente. Mm-hmm. E nulla, fa uno dei miei servitori vi accompagnerà fuori e vi farà vedere le statue e il carro in cui lo dovete trasportare. Ottimo, andiamo. Mi raccomando, è una cosa a cui io tengo veramente molto. Se ci riuscite, voi vi potete considerare liberati da un qualche tipo di favore che tu non ti ricordi neanche. Sì, infatti, sì. Non ho ancora capito perché sono qua. E noi potremo parlare di affari, rivolgendosi a Lucius. Ma c'è altro? No. Allora, dillo prima. E mi allontano. Bene. Sì, questo topo ritorna. Gratto sulla porta. Gratto sulla porta. Attenzione, la porta è fatta di prezioso mogano. Cioè, tutto in questo posto costa più di voi. Sì, probabilmente sì. Vabbè, voglio che me la apra. Sì. Viene aperta la porta, c'è di nuovo lo stesso tizio che vi riaccompagna questa volta per una via diversa, per farvi uscire praticamente in quello che è un cortile interno pure di questo c'è un buco nel rospo dall'alto. Sì, praticamente sì, ci sono tipo lucernari, no, che si aprono su questi cortili interni sulle pustole. Sì, esatto. Le pustole sono esatto. Tra l'altro, nell'esatto motto di che schifo i poveri e nell'idea di uno sfarzo più assoluto, essendo una città che esattamente come Venezia ha dei canali, lui ha fatto costruire dei canali personali che gli entrano letteralmente dentro il palazzo per farci consegnare le cose. E appunto questa corte interna dà proprio su uno di questi canali, da cui stanno scaricando da una specie di gondola commerciale questo carro a mano, in cui sopra sono coperte da vari coperte, teli, comunque anche per imbottirlo un po', e assicurate con delle corde. Queste, vedete, sono coperte dai teli, ma è chiaro che sono delle figure delle statue sotto. Mm-hmm. Scaricano questo carro, uno dei facchini praticamente scosta un po' i teli per far vedere che è tutto ok, e sono queste statue di gesso colorato. Okay. Cosa che rappresentano? Rappresentano questo di gesso, cioè uno dei materiali più fragili del mondo. Sì, infatti. Sì, oltretutto a Venezia. Sì, ma voi comunque per un certo periodo, cioè lo dovete portare all'interno della città, ma poi ovviamente uscite e andate verso l'entroterra. Quindi resta comunque che con l'umido il gesso non se la prende. Esatto, ma comunque lei sta nell'entroterra, quindi. E queste statue rappresentano entrambe, sebbene fate caso in posizioni diverse, San questo qua. Acetabolo. San Acerateo. Acerateo. Ai vostri occhi è un santo della Chiesa d'Ossa, capite perché a questo punto lo vuole esporre. Che ai vostri occhi è una figura abbastanza esotica anche questa, perché è una specie di rinoceronte però senza corno.
Ok. Blocco naso. Sì. Sì. E a vederle non sembrano essere state, sono di una buona fattura, ma non sembrano essere particolarmente importanti da un punto di vista comunque storico, ma neanche archeologico. Sono due statue, evidentemente, che questa si vuole far mettere nella stanza dei ricevimenti. Ok. E vi danno ovviamente le indicazioni per, per raggiungere questo posto e vi dicono: bene, no, non fate aspettare il signor Padat, andate, andate. No, 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 non è, non è mio modo per aspettare la gente. Beh, ok. Io sono lì che, cioè, contro la mia volontà sono lì che le, le annuso. E odore non di gesso. Okay. Le guardie, lo osservo un po'. Abbiamo questo carro con sopra le statue. Con sopra le statue che sono coperte da teli. Chi tiene il carro? È un carro trainato a mano, quindi dovete decidere a chi mano il carro, esatto. Potete trascinare. Oh, lo trascino io, perché il dolore. Io sono già sul carro. Ti sei già acquattato proprio. Va bene, lo porto io. Io tra le spalle e le mani ho degli spaghetti, quindi mi sa che non, non lo hai posso tenere. Tra le spalle e le mani ho degli spaghetti. Ah, ok. Ah, ok. A proposito, volete birra? 20 minuti di forza. Volete la... porto la birra intanto? Mi sembra un'ottima idea. Se vedrebbe l'acqua. L'acqua, ok. Perché io sono... C'è tutto, non ti preoccupare. Non posso berla. Mi piace come, hai detto con più stranezza il fatto che hai l'acqua rispetto alla birra. Ragazzi. Oddio, l'acqua. Sono io che lo sento. Ma perché ti devi lavare? Perché ti devi lavare? Oggi è letteralmente successo questo. Ero andato a prendere delle bottiglie di vino sfuso per dei clienti che avevo a casa, che era una cena stasera. Entra nella vineria questo tizio con 4 damigiane da 5 litri. John è tipo inesistente. Sì, è vero, dovresti venire un pochino più qua. Questa tiene lì sotto. Grazie. Se non fa vedere, e la tizia fa... Si spaventa. Scusa, ma cosa devi farci? E lui fa: hai sentito? Ora vogliono chiudere tutto. Bisogna fare scorta. Ma io faccio mica scorta di acqua. Tanto c'è il rubinetto. Io faccio scorta di vino. È giusto, si muore d'eroi. Esatto. Non è una pussy questo uomo. Esatto. Sembra chiaro. 20 litri di vino è pronto a tutto. Che durano circa 2 giorni. Esatto. Sì, sì, esatto. Ok, a questo punto sta a voi decidere come come muovervi. Come trasportare al meglio queste statue. O se volete fare qualcosa di particolare, prendere precauzioni particolari. Allora, io controllo prima di partire se le statue sono fissate in modo decente sul carro. Sì, abbastanza decente. Non, almeno che non succedano cose particolari o fate particolari pazzie con il carro, non dovrebbe... Controllo anche le ruote, tutto a posto. Tutto a posto, se va tutto bene. Perfettamente. Casto Eldritch Blast sulle statue. No, sarebbe il modo migliore per accelerare l'avventura, se volete, tra l'altro. È vero. Vabbè. Spacchiamo le statue per la risorte e la sessione. Prendi un po' d'acqua, fai così. Esatto. Fatto. Fate conto che le strade di Salso Nero sono particolarmente affollate, però essendo una città stile Venezia c'è la possibilità di muoversi anche tramite acqua. Con le statue di gesso. Con le statue di gesso. Aspetta lì che poi guardo. I teli che le ricoprono sono impermeabili? No. Okay, no, quindi... sono magari sì, perché le hanno trasportate per acqua per ora, quindi... Ok. Vabbè, okay. Comunque direi di non mettere in acqua. No. Arriva la pubblicità occulta. Vanno solo sopra? Cioè le coprono solo da sopra? O sono proprio tipo a sacco? No, no, le coprono... Cioè per evitare di vedere quello che c'è sotto, praticamente. Vuoi? Sì, perché no? Va bene la lattina intanto, così non mi sto a rilassare. Assolutamente no. Ovviamente. È coronavirus questa. Dimmi. Con parole tue, John. Cibo? Sì, sì, arrivano. Allora, attenzione bambini, entriamo definitivamente in fascia così non mi rialzo. Esatto. Entriamo definitivamente in fascia protetta perché parleremo di sangue e alcol su YouTube. Esatto. Non si può fare perché vuol dire... Vabbè, tanto non ho messo l'autorizzazione a... Lo possono vedere anche i bambini questo. Per evitare il coppa, fanculo bambini. Esatto. Tanto noi non monetizziamo, quindi... Già, è vero. Comunque. Ok, come decidete di muovermi a questo punto? Io allora ho detto che trascino il carro, comunque. Trascini il carro. Ok, aspetta, diciamo, lui è quello che trascina. Ok. È pesante, è parecchio pesante. Ce la fai tranquillamente. Ok. Allora, abbiamo un'indicazione
preciso dove del percorso più che altro. Allora, che percorsi possiamo prendere? Allora, dovete attraversare l'intera città, perché praticamente dovete uscire, voi siete praticamente dalla parte del porto. Ok. Dovete praticamente uscire dalla parte di terra, ovviamente dalla città, e questo vuol dire quasi sicuramente attraversare, a meno che non viaggiate per acqua, attraversare o il mercato, che ovviamente, come si può immaginare, il mercato di una importantissima città commerciale. Quindi strapieno. Strapieno. O un dedalo di stradine, di calli, di viuzze, esattamente come e sono quelli di Venezia. Beh. Vuoi capire che devi fare lo slalom. Oppure ci sarebbe anche la quindi o prendiamo a schiaffi. Ci sarebbe anche la possibilità di allungare di molto, ma praticamente prendere una delle uscite più vicine a terra, proprio vicino al porto, e farvi tutta la campagna. Io vado al mercato e ci mettiamo davanti al carro e urliamo di al Carlo. Al Carlo. Sì. Al Carlo. Il povero mercante di cipolle. E urliamo a Carlo forse. Carlo! Io passerei da... Cioè, è rischioso, ma passerei dal mercato perché... Io avrei proprio per le viuzze, però se no, che... passare per il mercato... Votiamola. Oh, viuzze? Calò il silenzio. Viuzze. Abbiamo viuzze, mercato, porto e poi campagna. Sì. Cioè viuzze, mercato e giro largo. La campagna di giro largo. Però si rischiano di fare. No, tempo. Facciamo le viuzze, vai. Più sicuro. Quindi decidete. No, meno sicuro. Le viuzze, dici meno sicuro. Buono. Sì. Vabbè. Ti accortellano in un mercato o nelle viuzze? Esatto. Ditto a quartano, ma a mercato de... però a mercato rischia di rompersi. A mercato di uno stronzo casca, se ci posso proprio il carro, vanno giù le statue. Sinceramente io preferisco poi... rompere le statue che... Effettivamente... Ma faccio rompere il culo! Marcel alza la voce e dice... Però effettivamente dal mercato non posso assicurare sulla mia... Come dire... Sul mio autocontrollo. Sapete tutti quei profumi che mi arrivano sotto il naso. Anche nelle viuzze, cioè c'era la marcia, ma c'era una interessante. Sì, beh. E vabbè. Però intanto... Però il marcio fa meno gola. Fa meno gola. Benché io possa mangiare roba praticamente marcia, non mi fa niente, non solo mi dà anche nutrimento. Penso. Intanto vado a prendere, ragazzi, ci sono patatine, nuvolette, quello che vi pare. Pensavo in giro. Nuvolette. Le patatine quelle bianche. Io le chiamo le nuvolette, non so come... Patatine anemiche. Sì, quello di cosa vi porto tutto in generale? Quello che dicevo. Tanto prosegui pure intanto. Ok, allora. Quindi passiamo dal mercato? In realtà decide lui fondamentalmente. Mercato, non ha messo i voti, ma lui. Mercato. Che sia mercato. Ok. Tiro bombe in mezzo a tutti su Smash. Cioè, arrivi nel mercato e fai come... Cos'era? Call of Duty Modern Warfare. Che veramente entri sparando tipo in una favela dicendo questo posto non è sicuro, fai la stessa cosa con le bombe. Beh, comunque se tu stai sopra il carro a tenere un attimo più ferme le statue, anche se ci urtano. Na. Ci dormi fermo. Ci dormo sopra. Ci dormi le ferme col tuo corpo. Oh. Prego. Voi state affidando la vostra vita a un gatto, cioè. Comunque. No, in realtà quando si inizia, quando lo decido. Fai arrivare integri fino a giù. Una volta che loro hanno deciso di andare al mercato, senza voglia, praticamente mi sciolgo giù dal carro, poi mi rimetto in piedi e con passo pigro vado davanti a lui, oltre, e mi avvio verso il mercato. Arrivato verso il mercato, cioè andrò più veloce perché lui comunque c'ha una zavorra di... Quindi tu sei prima di loro? Sì. Ok. Mi metterò nel mercato a sentire quanti sanno, perché il mercato la gente parla, quanti sanno di questo del carico. Perché non si sa mai che qualcuno abbia visto qualcosa. E io dovrei essere anche... C'ho informazioni preziose. Che è proprio un'abilità apposta. Che quindi... Mi metto lì, devo fare un test di intuizione / investigare, a scelta mia. Ok. E... Intuizione dovrei averci... No. Wisdom, quindi c'ho più due. Abbiamo non c'ho delle razioni della roba da mangiare. Sì, presumibilmente quella. Ma si viene fino in giornata. Ti dico una cosa a livello di... Si deve finire in giornata con te. Ma non era quello del mio problema. Sì, ma presumo che le abbiate comunque, sì. Okay. Ti aggiungo una nota che ti potrebbe servire. Io, in quanto maiale, ho una visione periferica che mi consente di non essere praticamente... Non possono colpire alle spalle, riesco a... Lo vedo arrivare. Ok, perfetto. Quindi, con queste informazioni che tu puoi fare un test e... Sapere le dicerie della zona. Sapere le dicerie della zona. Ok.
Quindi voglio informarmi nello specifico su questo, se qualcuno ha conoscenza di questo carico. Ok, allora vai, fai quello e progettare di rubarlo. Cosa? No, no, ehi, non erano questi fatti. 6 più 2, no, più sì, più 2, 8. La difficoltà era 12. Niente. Niente. Allora, ti dico però di farmi anche una prova di percezione, di saggezza percezione. Ah, su questa spopolo. C'ho, su questa qui sì. Sono fortissimo, c'ho più 6. Sono un micio male. 5 più 6, 11. Una minchia. Vabbè, beh, beh, più di 10. Oddio. Vai, arrivi prima di loro, molto prima di loro al mercato. E quello che vedi cos'è? Casino. Come ogni giorno al mercato di Salso Nero. Ti guardi un po' intorno per vedere se ci possono essere personaggi sospetti, ma tristemente ti rendi conto che personaggi sospetti ce ne sono ovunque, che stiano aspettando voi, che stiano cercando le statue o che stiano intraprendendo altri affari loschi che spopolano in questa città. Tu non lo puoi assolutamente sapere. Comunque, magari anche mescolandoti un po' fra la frolla, ascoltando, chiedendo informazioni o specifiche sul fatto che qualcuno stia trasportando delle statue, non circolano. Non puoi sapere se siano vere o meno, se siano dicerie, ma molti in realtà stanno, molti discorsi del popolo, diciamo, sono incentrati più che altro sul fatto che siano state trovate recentemente, diversi mesi fa, queste famose reliquie nell'ossario, sono state portate più che altro, quindi diciamo che l'argomento principale è quello. Anche un po' magari cercando di capire i discorsi delle attività un po' meno lecite, non ci sono particolari, comunque, personaggi potenti, almeno nei dintorni, o comunque capi di cosche del crimine che si stanno organizzando in una maniera importante per assaltare un carico, da quanto riesce a capire. Ovviamente, però, se sei un minimo sospettoso, di cose su cui sospettare ce n'è tante. Fai conto, ci sono persone che guardano dalle finestre, che tu sai perfettamente magari siano vedette di qualche banda. Nei vicoli si apposteranno sicuramente ladri di ogni genere. L'altro, il mercato è un luogo adattissimo per rapinare, rubare, tendere anche imboscate, eccetera. Imboscata un po' tosto, perché c'è troppa gente, sì, però comunque rubare sì. Certo, borseggiare una statua è un po' difficile. Un po' complicato. Dove andate? Una scala in allora, che borseggi. Beh, così allora, voi prima di arrivare al mercato, okay, prendo tutto il cibo che ho e chiedo anche a loro se avete del cibo con voi. Che di cui potete fare momentaneamente a meno. Nel mio stomaco. Lui non credo. Ok. Inizio a spargerlo. Praticamente nella, cioè dietro il carro. Sotto, insieme alle statue. Ci metti insieme. Voglio praticamente fare finta. Se qualcuno c'è, cosa stai trasportando? Alzo una parte del telo e faccio vedere che c'è il cibo. E guarda, okay, okay, portando San Frusaglie per il nostro viaggio. E okay, accumulo un po' di cibo da una parte in modo che quando me lo chiedono altro. Che sembra che state trasportando del cibo. Ok, esatto, perfetto. E bene. E mi metto dietro al carro io, cioè dietro in fondo, per tenere d'occhio lui, il carro e le persone che passano accanto e davanti. E voi iniziate a attraversare magari una strada leggermente più larga, quella che costeggia un canale. È ovviamente affollatissima, c'è gente che sale sulle gondole, scarica merci, parla, girano bambini, cuccioli in realtà, perché vabbè, persone che si occupano dei propri affari. Quello da cui state partendo prima di arrivare al mercato è un quartiere comunque abbastanza ricco di Salso Nero, il quartiere
il capo dei mercanti. Immagino che i piccioni sono i teppisti del quartiere che si divertono a scacazzarti addosso. Ma in realtà tutti i volatili sono qui. Ah, per i più intelligenti. Un pochino più intelligenti, sì, perché. Tranne i piccioni che fanno schifo. Esatto, alla... i piccioni che fanno. I piccioni sono i barboni dei volatili. Esatto. Sono i barboni dei volatili. Bello, questa mi piace. Poi ci sono i pappagalli. E birds. Cosa baby accade di particolare? Nulla per il vostro tragitto. Perché comunque anche qui magari state trasportando comunque un carro, da qualche vicolo vi lanciano qualche occhiata, vedete che il fatto che state trasportando un carro abbastanza grande magari sta fa spostare qualcuno che vi guarda per un breve, vi lancia uno sguardo proprio così, ma arrivate tranquillamente al mercato dove penso tu li stia aspettando. Sì. Sì. Abbastanza tranquillamente, senza incidenti particolari. A meno che non abbiate voluto voi prendere qualche altra precauzione o vedere qualche cosa. Io sono vigilissimo, mi affido molto alla mia vista periferica per, okay, per guardarmi i lati. A questo punto, visto che c'è questa cosa qui, ti chiederei di fare anche tempi su saggezza. Cioè su percezione saggezza. Fai conto che se non hai percezione non ci metti la competenza. Allora, io ho vantaggio sui tiri di percezione basati sugli odori in particolare. No, non è basato sulla, okay, sulla vista. Quindi soltanto percezione normale più 2. 18 più 2, 20. Perfetto. No, Google, si è aperto Google. Ok, mi ha detto lui. Quindi... Allora, non c'è nulla di assolutamente sospetto. L'unica cosa che ti accorgi vagamente è che alcune volte nel vostro tragitto verso il mercato ci sono state delle figure, non riesci bene a capire chi siano, mm-hmm, che magari per un secondo hai visto qualcuno che vi rivolgeva uno sguardo tipo diretto in mezzo alla folla, per poi scomparire. Ok, da qualche parte, ma sono stati dei flash velocissimi. Faccio... Cioè, in realtà quello che è praticamente un mezzo grugnito a lui, tipo... Che c'è? Lui è andato avanti. Non l'abbiamo raggiunto. No, l'abbiamo raggiunto. Ah, non l'avete... Ok, sì, l'abbiamo raggiunto. Questo quando è arrivato al mercato, questo è accaduto prima, comunque. Non mi piace, non mi piace. Non c'è. Ah, non c'è, scusa. Perché questo è accaduto prima, perché accade questo è accaduto prima. Nel mercato. Ok, io ho allora fatto... Faccio... Ehi, occhi aperti. Qualcuno ci osserva e ci osserva attentamente. Okay. Questa cosa è successa un paio di volte. Comunque non è successo sempre, l'hai visto molto molto in lontananza. Non è mai animali, diciamo, che si sono avvicinati particolarmente a voi. Vabbè, appena mi dici così io cerco di guardare se c'è qualcuno che ci osserva. Fammi un tiro di percezione. Due di dado. Beh, più è qualcosa, dai. Poteva andare per me. 4. Per me è tutto a posto. No, tu per un po' ti guardi intorno, ma non noti nulla di particolare. Lo faccio anch'io, ma stavo bevendo. Ok, vai. Ok, c'è anche abbastanza percezione. Ok. E 14. No, 16. Anche tu non riesci a notare queste cose che evidentemente ha visto lui solo un paio di volte. Ok, allora semplicemente dopo un po' che faccio finta di niente mi giro di scatto. Ah, l'ho visto! Indicando un punto completamente casuale del posto. Ovviamente indicando qualcuno che non c'entra completamente niente. Tirami un D20. Okay. Passa il mercante dei cavoli di Avatar. No, indichi praticamente questo... insomma, perché ce ne sono diversi. Indichi praticamente questo gatto che fa: io cosa vuoi da me? Io Cagitto innocente, Cagitto non ha fatto nulla. Esatto. Gli residenti dico: è da lui? No. Sicuramente no. Io, no. Ti tengo d'occhio, sai. No, anzi, mi giri che ho in bocca palesemente un piccione. No, no, un piccione però di quelli inferiori. Proprio di un bambino, bambino di piccione. E questo per farvi capire che non potete perdermi d'occhio un attimo. No. E sentite in lontananza, no? Il mio bambino è sparito. Va bene. E vabbè, ok, piccione più piccione meno. Giungete al mercato. Dove trovate Matisse? Seduto a terra che si sta leccando una gamba.
Ma i pantaloni, ti sei levato i pantaloni e ti sei levato. È nudo in mezzo alla piazza. Sì, mi sono alzato, mi sono alzato il pantalone e mi sto leccando la gamba. Vabbè. Che c'è? Tu non ti la... Ah già. Fammi salire. Salgo su e mi acciambello sopra le statue. Fa piano, fa piano. Sì. Allora... E te immagini la voce di Gragas proprio, cioè, io me lo immagino così. Sì, madonna. Allora, iniziate ad attraversare il mercato. Guarda, champion di merda. Scusa. No, zitto, non Gragas. È vero. Gragas? Sì, lo odio. A me mi stuprava. Io devo ancora mettere i dati base. Ah, ok. Sì, infatti. Io devo darsi full tank e provare 7 prima o poi. A parte che ho disinstallato LOL, quindi... Alla fine ce l'ho fatta, non è vero, mi ha costretto il computer di merda, ma... Allora, dimmi. La vostra iniziale attrezzata del mercato è letteralmente quella che farei un paragone... A me hanno lasciato la bottiglia viso, scemo, scusate. Non si vedeva, oddio no, ti tappava mezzo viso. Farei un paragone, avete presente quando siete nel giorno di massima affluenza, nel punto più affollato del Lucca Comics e avete in mano qualcosa di particolarmente fragile? Sì. Sì, tipo, siamo sulla salita, praticamente sulla salita per le mura. Esatto, è la stessa cosa. Cioè, fate conto che dovete portare questo carro alcune volte su una strada che comunque è una specie di 18 lato, quindi un po' dissestata, consumato ovviamente dal passaggio di altri carri, di persone, in mezzo in alcuni punti in cui letteralmente non si cammina perché c'è la gente che affolla i banchi del mercato, c'è chi è di fretta, c'è chi sta portando altri carri, quindi magari ci sono minimi urti. Stiamo girando la pubblicità dell'Amaro Montenegro, praticamente. Sì. Vabbè, io sono dietro e cerco di spingere il carro e tenerlo un po' più stabile. Anche io ho rallentato molto il passo, cioè proprio vado a... Io cerco di aprire un po' la strada davanti, per quanto piccolo e inutile possa essere. Io cerco la posizione più comoda. Bene, proprio. Sopra l'estate non è esattamente così tanto comodo. Sono però. Un gatto. Tu hai mai visto come dormono i gatti? I gatti sono, sono liquidi praticamente, si adattano. Tu sei squagliato sopra. Sì. Così sono, come dormono i gatti, tutti storti, in una posizione con le ossa fratturate. E siccome devo anche ruolare le mie caratteristiche, sono lì che nel frattempo, sì, vi avrò mai contato la buona novella del mercante che si ritrovò in mezzo alla folla. Devo citare i testi sacri a manetta io, quindi. No, raccontamela. E continua a dormire. Correva l'anno del secondo profeta. In che periodo. Cioè, ovviamente... Mi sono io che sposto la gente. E provo a sgraffignare qualcosa dalle tasche di qualcuno. Fammi un tiro di. Posso provare a fare spoiler? Capita di mano, no? Sì, capita di mano, esatto. Sì. Yay! Ho fatto 22! Sì, effettivamente allora passi. È arrivato il nascituro. Sì. Non è che c'è cosa effettivamente. Oh, cerco qualcosa. Sì. Passi praticamente accanto a un banco in cui c'è praticamente diverse persone che stanno contrattando e senza pensare tipo a nulla, tipo allunghi la mano, prendi velocemente qualcosa e un nuovo. Un nuovo, sì! Un nuovo. Ora ce l'ho! Ho scritto uvo! Signore, c'è un uovo per lei! Un uovo! Che chi adesso ci sta anche abbastanza bene perché sì, in realtà tecnicamente metà di noi nasce da un uovo più o meno. Esatto. No, di noi no, però della popolazione. Ah, sì. Qui come quanto dura questa via crucis sì. Nel mercato? Boh, è vero. Allora, mi ripongo l'uovo in un posto sicuro. Dovrebbe, cioè, senza riuscire a attraversarlo abbastanza velocemente. Tra l'altro io sto sbavando perché cioè, mi arrivano tutti i profumi addosso. Sì. Fatto sta che a un certo punto riuscite a vedere praticamente la fine del mercato quando state passando di fronte a un punto particolarmente pieno di gente. Ancora di più? Cioè, molto di più, cioè praticamente... Gente glitchata dentro la sessione. Sì, esatto. C'è la gente. Hai presente praticamente l'ha fatto la Bethesda quella lì. Bene. No, se l'avesse fatto la Bethesda uno parte a un certo punto. Sì, 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 certo. Cioè, hai presente quando a Skyrim droppi troppe robe alcune volte... Senti quando a Skyrim colpisce il gigante. Esatto. E nessuno tocchi le galline per me. Esatto. È successo oggi a su Assassin's Creed. Sì. No, anche perché... PG comunque... della folla... Piu! Vedo un tizio che parte oltre il tamino. Siamo in un mondo di animali antropomorfi e quelle galline me le aspetto tipo la di cocca che sì, meglio non scherzare. Meglio non scherzare con le galline.
Porca puttana. Cartone di matti. Cartone di matti. Penso ci siano, tra l'altro. Guarda un secondo, a controllare. Qualcosa c'è di sicuro. Le galline, probabile. Le galline, aviani, anatra, scimmio, oca, airone, cicogna, gru, ibis, pellicano, cornacchia, corvo, gazza, passero, pettirosso, picchi, usignolo, aquila, voltoio, falco, fagiano, gallo, pavone, allocco, barbagianni, civette, gufo. No, non ci sono. Beh, gallo e gallo. Gallo, quindi. Beh, ma sì. A meno che il gallo non sia autofecondi. I rettili possono cambiare sesso a seconda della... I tacchini. Davvero? Sì, anche alcuni volatili, è vero. Alcuni volatili sì. Mamma mia. In mancanza di partner. I tacchini mi pare che si riproducano per stress. In condizioni di stress, mi pare possano cambiare sesso, comunque si riproducono. Oh, che bello, fra i mustacci nella versione finale del gioco ci sarà anche la puzzola. Bellissima. Fantastico. Cioè, giochiamo una campagna di questo, ma a tema Bambi, cioè è ancora più cruento. C'è il pangolino! Oh mio Dio! Il pangolino lo gioco se ci facciamo una campagna. Vado in giro timidissimo. Signore, ci sarebbe un... No, io voglio un pangolino, signore della distruzione. Spacchi muri! Sì, sì. Cioè, no. Rammus, fai Rammus. Esatto. Io ho il sogno di fare un oca barbaro. C'è il barbaro, però l'oca barbaro sarebbe fantastico. Deve essere una cosa di contrapposto. La fai classe guerriero e la ruoli come un barbaro. Sì. E cariche così. Torniamo nei ranghi, vi prego. Ok. Vado in qua che carico. Accade. Scusa. Sì. No, cos'è? Vado in qua che carico. No. Missione distrutta, manca solo la JoJo reference. Guardo Alessio. No. Vai Alessio. Non ho ancora detto niente. Solo per prima volta ho detto giorno, solo per dire qualcosa, mi sono fatto in mezzo. Bravo. Allora. Buongiorno. Ah, Giorno Giovanna. A posto, fatta, sì. Bene. Bene, allora, possiamo stare tranquilli. No, ci sarà quella alla fine. Okay. Allora, praticamente di fronte a voi, vedete che a un certo punto, tipo, la folla inizia a muoversi in maniera strana. Praticamente, uno di questi, sì, cioè, no, c'è della gente che si sta spostando in maniera violenta. Ok. Praticamente c'è uno di questi banchetti che avete presente, no? Sono dei banchi di legno che magari hanno quelle tende... che sono tenuti da dei pali. A un certo punto letteralmente si sente qualcosa ribaltarsi, una di queste sente che crolla, evidentemente qualcuno ha fatto crollare qualcosa, uh-huh. E si sente una voce abbastanza forte di un orso, che evidentemente era quello che aveva la bancarella di frutta lì, che fa: tu brutto bastardo, torna qui, con questo tipo bastone in mano. E praticamente di fronte a voi, non ci siete in mezzo, ma comunque di fronte a voi si è scatenato il caos. Perché c'è della gente che si sta menando, con questa folla che si sta muovendo spaventata in una maniera molto convulsa, molto caotica e abbastanza pericolosa per quello che siete trasportando. Beh, l'hanno rubato l'ultima mattina. Allora, io... Scusa, qui c'è una struttura, tipo una casa, qualcosa lì. Allora, io però ci tengo a dire che qui non stiamo rispettando il metro di distanza, eh? Sì. Quindi allora, per chi ci sta guardando lo facciamo a vostro rischio e pericolo. Non fatelo a casa, non tra i risatori. Io in un maldestro tentativo di parlare in codice, no, tanto presto, proteggi il fertilizzante. Mi ha fatto notare la mia ragazza, mi ha scritto: avete mangiato tutti la stessa ciotola, quindi... Sì. Ragazzi. La stessa ciotola. Tra l'altro, no, si è già detto non... Quindi cioè, abbiamo davanti sta folla di scemi che si sta... Sì, e praticamente come mi hai detto se c'è degli edifici... Un muro? Voglio un muro. Sì, ci potrebbe essere. Ok. Sì, non ci sono i muri. Sono le case. Ma è una piazza. Senza pianterreno. Piazza, che ne so. Cioè, no, ci sono delle case. Sì, come ha detto, l'ha fatto la Bethesda, non è strano, Esatto. Scusa, mi sono immaginato delle cose. Secondi piani fluttuanti. Mi sono immaginato una cosa del genere. Sì. La Bethesda, non scordiamoci in Fallout 4. Penso che fa la cosa a caso. Non scordiamoci che in Fallout 4 è costruito un sistema così tanto buggato di costruzione degli insediamenti che per far combaciare due muri devi letteralmente utilizzare un bug per farli combaciare. Sì, è fantastico. Perché la gente gli ha scritto: e questo è un bug o una feature? E lui ha risposto sì. Un po' sì. Comunque, io gli dico: avviciniamoci al muro. E... No, vedete, sta prendendo tutta la via sta cosa qui. Vabbè, comunque abbiamo un lato di meno da proteggere. Sinceramente, metto stessa calma, ma volendo. Cosa? Un'altra lingua. Sì. Dicevo, sinceramente, metto stessa calma, ma... Sì, non so parlare! Calma. Tutta questa calca mi ha abbastanza scocciato. C'è una possibilità di evitarla. Perché ci sono delle stradine che girano intorno. Cioè, mm-hmm. Potete prenderle e evitare con queste cose. Io in realtà volevo disperderla.
Ah, vuoi tirare una bomba in mezzo a folla? Sì. No, beh, ce l'ho un paio, quindi... Oh, io comunque, no, non frega, io ti dico, oh, avviciniamoci al muro così abbiamo un lato di meno da proteggere. Sì, e infatti... cerco di aiutarti a tirare il carro verso il muro. Con lui sopra che è ancora cioè, spalmato lì. Sarà a massimo 9 metri questa casa. Via, gattaccio. Sarà a massimo 9 metri questa casa. Scendo via. Sì, tranquillamente. Vabbè, allora praticamente prendo un paio di provettine dalla borsa, le metto insieme, poi ci metto dentro una specie di polverina, vedete che inizia a fare varie bolle. Tipo, mi avvicino. Tipo, guardo la calca e ce la tiro nel mezzo. È praticamente una bomba fumogena. Ah, meno male. Allora, praticamente se dovessi rullare un gatto avrei un raggio di 6 metri di fumo che si espande. Di fumo nero abbastanza denso che non fa vedere. Ok, perfetto. La tiri in modo che non venga verso di voi comunque. No, la tiro in mezzo alla calca che... Ok, la tiro in mezzo alla calca. Per farle andare via. Questi si rompono. Questi si rompono. Sì, vedete spaghe questo fumo. Sì, inizia a uscire questo fumo e parte il panico. Parte letteralmente il panico. Siamo appiccicati al muro che proteggiamo il carro. Esatto. C'è praticamente uno con la stregoneria. Tutti gli opossum antropomorfi si buttano per terra fingendosi morti. Sì, esatto. E praticamente intorno a voi c'è il casino generale, gente che è il mio momento. Quando lui lo tira e inizia a urlare stregoneria, io corro in mezzo, tutto fogato. In realtà mi mischio nella folla, ne prendo uno a caso e faccio: l'ho visto di là! E indico la direzione opposta. E inizio a correrci insieme a tutti gli altri. Cioè, però correndo sul posto. Un tiro di carisma con un... Aspetta, tiro di... e ti do anche un punto di ispirazione per questa cosa. Sì. Perché sì. Due. Lo vuoi ritirare con il punto di ispirazione? Sì. 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 Secondo me mi sembra sfortunato oggi. Vuoi un altro dado? No, il mio che quello è ancora più sfortunato. Aspetta. La statistica dice? No, vedi qua. La statistica dice che no, sei. I suoi dati. Allora, 6. 18. No, è troppo tardi. Ho detto 40 volte. No, va bene. Va, vada per il 6 che mi sono tenuto. 6 più 1 più... Io c'ho qualcosa su carisma, tra l'altro. Sono abbastanza... Ah sì, perché sono un gatto, c'ho esatto. Più 1. 6 più 4. No, più... Sì, 4. 10. Sì, con un 10 ci può stare che... Magari non tutti, ma qualcuno dice sì, c'era una persona sospetta lì, andiamo! E tutti iniziano a correre. Ora, visto che ti sei allontanato leggermente, voi tre fatemi un tiro di percezione. Che va su saggezza, ovviamente, se non avete percezione. Oh. Ah, che faccio? Bassissimo, 4. 14, 19. 20 non di dado. No, scusa, 18, ho sbagliato. 18. Allora, tu sei magari un po' troppo stordito, poi fai conto che avendo un fatto anche tu molto acuto, anche tu dovrebbe dare un po' noia, ma calca di gente, roba che viene buttata per terra, composti chimici, magari ti ha dato un po' noia, sono leggermente stordito. Mm-hmm. Voi che eravate lì perfettamente messi di fronte al carro in modo da proteggerlo, a un certo punto è quasi una scena comica. Perché eravate sul lato del carro, a un certo punto vi girate per controllare il retro. E ci sono questi quattro. Queste quattro martore. Cosa? Queste quattro martore. Sono tipo l'ombre. Spelliamole e facciamoci i pennelli. Sì, che costano un po'. Con dei cappucci neri o comunque. Ammantellate di nero. Che sono lì a fare. Ma non ci dovrebbero essere delle statue. Cazzo, perché c'è del cibo? Guarda sotto. No, io te l'avevo detto che t'avevo visto. Me ne accorgo e cerco di buttare. Ma sono dentro il carro che stanno guardando. Cioè no, stanno letteralmente cercando di togliere le ma corde. Ma sono lì davanti. Come fanno a passare? Cioè, sono arrivati dietro. Sono dietro. Siamo appiccicati a un muro. Non abbiamo niente. Voi siete dietro. Su un lato del carro. Sì. Un lato del carro è sul muro e davanti muro, c'è lui. Carro, e qui davanti c'è lui. No, lui se n'è andato. Lui è andato via e te sei qui di lato. E qui dietro ci sono le martore. C'è l'unico c'è un lato, lato scoperto. C'è un lato, effettivamente un lato scoperto. Cioè, sono c'è salite dall'unico da lato scoperto. Ok, appena vedo che stanno cercando di ammeggiare, lancio un Eldritch Blast. Sul primo che vedo. Ok, perfetto. Cos'era in italiano? Scusami, che la versione inglese non è. Il raggio boom. Quello del Warlock. Ah. Deflagrazione mistica. Grazie. Deflagrazione oscura.
No, il raggio di energia è tipo... No, ma in 3.5 era tipo Mustang di... Come funzionava? Era colpire... Devi tirare per colpire con il... Ah, il bonus per colpire degli incantesimi. Okay. C'è nella terza pagina. Bellissimo. Ok. E ci aggiunge qualcosa, se non sbaglio, Alessio? Sì, ci aggiunge la caratteristica sua... No, no, ai danni intendo. Ah, ai danni... No, mi sembra ok. Ok, 21 per colpire. Uno di questi che sta tipo tagliando una delle corde, lo fai tipo in pieno. Okay. E Daniela, hai mica un fogliettino? No, ma te ne posso portare uno. Hai mica un furri? Cosa? Siamo noi il furri qui, ce l'hai te? Vedo che stai tirando fuori roba. Ah, ok. E se avete anche un lapis mi farebbe qualcosa. Grazie. Il lapis è qui. E... No. 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 Ora ti apro un block notice su... No, ma è giusto per sul tenere... Mac. E vabbè. I punti ferita. Tenga. Grazie. Allora. E tirami fuori i danni. Mi sto facendo 8 danni, ma volevo vedere se c'era un tiro di salvezza di qualcosa. No, ok. No, è un attacco, quindi va su CA. 8 danni. Ok, praticamente vedi che pigli... Questo letteralmente in pieno cade giù dal carro urlando di dolore e tutti quegli altri fanno merda, merda, ci hanno visto, prendete le statue e via, prendete le statue e via. Ok, a questa frase io prendo il mio... Ma sembra uscito da prendo prezzo. Allora, il mio saio, in realtà, più che un vero e proprio saio, cosa? È letteralmente una... Ha fatto un disegnino veloce del personaggio suo. Sembra uscito dal film Cats. Oddio, di... sarebbe 8 volte meglio. Allora, che fallo vedere la telecamera. È orribile. È piccolo no, anche dalla faccia, sembra, guardalo, non avevo voglia. Sembra un cacit di Oblivion. Di Oblivion? Di Oblivion perché non mi sembra niente. Perché è la nostra definizione, ragazzi, esatto. Perché, ma la faccia, se la giuro, è bellissima. Allora, è io quando vedo, sento che dice questa cosa, afferro il mio mazzaflusto e nella mano tengo il mio saio, che in realtà non è proprio un saio, è un catenaccio con delle punte, praticamente, e... È palesemente sporco di sangue mio, okay. Secco, in questo caso. E comunque tiratemi l'iniziativa. Vai. Già. Quanto è l'iniziativa? Il tuo punteggio se non hai talenti particolari. Io ho 0. 16. Perché sono un maglialo. 20 di dado. 16 di dado. Quindi 21. Ho fatto 16 in totale. Anch'io. Quanto è destrezza però te ha... Io. Io 15 ho fatto. Quindi ditemi in ordine. John, io... Qualcuno ha fatto più di 4? Tutti. Sono schifosissimi sti cosi. Sì. E dicevo, John, io, Daniele... Ok. Cioè, io me lo sto immaginando troppo come la piazza del mercato a Venezia, che... Cioè, guarda, è grande in realtà quella piazza. Non mi ricordo, era di preciso. Però in realtà piazze vere, nel senso, termine a Venezia, ma solo la piazza San Marco. Ok. Bene, state. Allora, entrare in lotta con una creatura, allora, la reazione che ha il lupo, ha una reazione, quando entra in lotta con una creatura può fargli un attacco col morso, sì. Come reazione. La lotta penso sia una prova di forza in questo caso. Cioè, allora, aspetta. Facciamo una prova di forza. Preferiscono utilizzare le regole della 3.5. Sì, anche perché... Ok, sei in lotta. Quindi devo praticamente avvicinarmi e spendere la mia azione per entrare in lotta. Penso di sì. Ok, niente. Allora lancio la Dice Blast sull'altro che sta sul carro. Togliamo la testa al toro. Io potrei, ma nel caso... Sì. Dice Blast. Ciao, tu come hai reagito tutto questo macello? Per capire come funziona. Cioè, tu hai lì sopra, vuol dire che ti stavano anche magari toccando. No, io sono andato a fare casino. Ah, ok. Ah, già, te eri sceso. Che botta. Adesso sto tornando tutto sgargiolone. Un altro Dice Blast. Sì, sì, sempre lo stesso. No, là ce n'era due che stavano ruffolando. Non sono un 4 in tutto. Però tutti e 4 sul carro. No, fai conto che erano tipo 3 sul carro e uno giù. Ora sono 2 giù perché uno è caduto. Sono un altro sopra. Ok, perfetto. Sono 5 danni. 5 danni, perfetto. E vedi, anche questo praticamente viene colpito dal tuo da questo scarica di forza e finisce contro un muro e
Fortunatamente non avevano mangiato ancora troppo con le statue, e tu immagino abbia mirato abbastanza sopra, sì, che esplodessero. Ok. Ok. Beh. Aspetta. Chi sta? Aspetta. Fammi un tiro di... Chi? Di percezione. Ah, percezione. Tutti percezione stasera. E basta! Ho fatto 10. 10? Perfetto. Ah, perfetto. Praticamente l'attacco ti arriva ugualmente. Non lo vedo arrivare? Ma lo vedi arrivare. Ok, perché... Allora, in teoria non potrei mai essere colto di sorpresa perché lo vedo arrivare. Ok, perfetto. Praticamente, allora, mentre sta accadendo questo, senti, praticamente vedi una figura che ti si sta avvicinando molto velocemente. Ok. Da dietro, probabilmente è stata da una finestra che era sopra il muro in cui siete voi, di fronte al carro, è arrivato praticamente quasi di lato a te per attaccarti. Ok. È un'altra martora. Mm. Però è diversa, perché ha un gambeson, quindi un'armatura imbottita più grossa, una sciabola di buona fattura, un mantello nero. Questo mantello nero è tenuto chiuso da delle cose particolari, da una spilla che praticamente sono due, cioè rappresenta due ossa incrociate, e altri ninnoli. Ce l'hai conoscenza e religione? Sì. Fammi un tiro su conoscenza e religione. Anche più io ho più 4 a conoscenza e religione, perché... Io cambio dado. Quanto è fatto? 9 in totale. No, no. Questo solo lui? No, questo fa già. Lui avrà, non l'avete visto tutti. C'ho anche io conoscenza. Ma perché? Dovete provare a fare un tiro. Vai. Non so se potevo fare. Fatto 14. 14, ok. Te e religione ce l'ho anch'io. Fatemi anche un tiro di carisma. Tutti? Posso farlo anch'io? Di carisma. Di carisma, sì. Anche chi non c'è? Vabbè, tu immagino stai ritornando. Fatto 18, sì, esatto. Era carisma 15. 19. Ok, perfetto. Vi dico quello che avete scoperto. Io 18 di carisma e 14 di 23. Ok, perfetto. Quella spilla che ha, insieme ad altri, quella spilla che ha, ne ha anche diverse altre differenti, ma quella in particolare è una spilla di ranghi importanti della Chiesa delle Ossa, ranghi religiosi importanti. Ah, questo tizio però avete sapete chi è. Prende il nome di Federico Mordicollo. Ragazzi, sentite un attimo, questa cosa mi sta con tizio parlando di cioè di Federico Mordicollo, ed è praticamente un piccolo criminale a capo di una banda dei bassi fondi di Salso Nero. Quindi probabilmente tutte quelle spille che ha le sta esponendo per far vedere che è figo, ma sono rubate. I bottini di guerra. Esatto, visto che sono comunque abbastanza preziose. E provo a attaccarti. Io potrei usare la mortificazione come reazione, però mi scordo sempre il momento in cui... Cosa si fa? Reazione puoi usarla quando vuoi. Una prestantissimo. Ok, perfetto. E ne hai una round. Ne hai una round quando vuoi, la puoi usare. Però... Anche il turno d'avversario. È meglio che la uso dopo, perché in questo momento non mi può... È molto bella da immaginare. Oh no, sta per colpirmi, mi darò un pugno in bocca. Esatto. Aia! In realtà pensavo di darmi un colpo di flagello sulla schiena. Mi fa molto ridere questa cosa. Dai, appena preso sarebbero 4 danni. 4? Porca puttana. Mi ha fatto malino. Va bene. Sì, ho un orologio a cucù. Ah, okay. Bellissimo. Sì. Ha una decina d'anni. Sì, sebbene tu l'abbia visto, questo è molto veloce e ti affonda tipo al petto con questa scimitarra. Oh no, il maiale è arrabbiato. Sì. E state. Ok, e guardando l'Icolis mi sembra più pericoloso. Lui. Questo qui, ok, perfetto. Però subito ferite, posso attivare una mortificazione senza infliggermi la ferita. Perfetto. Al mio turno. Allora, praticamente... Allora, una cosa. Attenzione, che comunque a cosa fate? Perché se le state sono lì. Sì, lo so, faccio esplodere tutto. No. Allora, di nuovo... Datemi la vostra forza. Di nuovo, tiro fuori dalla borsa una provettina con del liquido. Ci butto dentro di nuovo della polverina, ci infilo qualche erbetta strana e poi fare un'altra boccettina che stappo e esce fuori un puzzo allucinante, c'è questo liquido giallognolo strano, ce la verso dentro. Zabaglione è andato a male. No, urina mia. Che schifo, ragazzi. Sì, inizia a bollire in maniera strana, sembra tutto marcio quelle erbe che ci avevo messo. Faccio ok, perfetto. E la tiro in faccia. Cioè, cerco di darla in faccia a questo tizio qua. Ok, me lo devi colpire. Sì, e spero di farcela. Di regola 18. Presissimo. Perfetto.
Dopo l'hai preso in piena faccia. I'm gonna punch you in the face. Ho tirato 4 dadi, non so cosa è successo. Io ho fatto 16-17 danni. Cazzo di nome di Dio. Cosa? Siamo a livello 1. È una pozione che si chiama putrefazio. 4 di 6 danni necrotici. Pronto Project Mana, sentite, abbiamo aspetta, un problema. Aspetta, penso, non sono sicurissimo, ma penso abbia la salvezza per dimezzare. Ti guardo un secondo. Lei. Devi guardare un attimo perché non mi ricordo, non mi sembra che non l'ho scritto. Ma siamo a livello 1, come fai a fare 4 di 6 danni? 4 di 6 danni? Vabbè, perché è un oggetto, cioè lui fatta questa qui ha finito, cioè. Okay, devi avere i componenti, capito? No. Ne ho un paio al giorno. Cioè, finché i componenti sì, però. Non ha tiro salvezza. Perfetto. Ma ne ha 17 danni. È morto. Non due al giorno. No, ok. 17 danni. No, però. 17 danni non è morto, ok. Gli hai fatto male. Okay. E che lui tipo. Vedete, proprio so, inizia un po' a bruciare. Fa, i miei occhi. Cioè, bruce, poi inizia a putrefarsi. Sì, tipo, cioè. A sciogliersi un po' la faccia. Un po'. Ok. State. Ok, dopo le ferite, mi avete visto che sono rimasto un attimo chino? I miei occhi, che prima avevano il bulbo, diciamo, normale, è diventato nero con l'iride rossa, tipo, e intorno a me si crea tipo questa aura un po' fiammeggiante. E dici per l'imperatore. L'imperatore. No, non mi ricordo come si chiamava la chiesa... Chiesa delle ossa. Dunque delle ossa, come lo puoi chiamare. Per la croce d'ossa. Brandendo il mio mazzo a frusto. Per le sacre ossa. E li vado addosso con il mazzo a frusto. Semplicemente adesso faccio più 2 danni normali perché ho i danni del mortificato. Se okay. Non ho capito male. Mazza. Quindi. Tira più colpi. Mi dia il più forte che sì. Ha. E gli porto un nuovo muscoloso. Non mi ricordo il tiro per quello. Non ho segnato. Di 20. Di 20. Di 20 più competenza più la tua forza o destrezza quello che usi. Forza in questo caso. Più forza, quindi a forza. Sì, ok. 10. Allora, 10. 13 in totale. 13. Che la forza. Ah, ok. Allora, tutto, ha fatto 10 più 2 di competenza più 1 di forza. Okay. Però ho il vantaggio. Io su. No, è su tiri salvezza. Però no, su ogni testo su forza ho il vantaggio. Vuol dire che volendo posso anche ritirare. Però non ti devo colpire. Mi sa che non sono. Mi sa che skill check in inglese. Sì. Invece questo non l'ho ricontrollato. Ogni testo su forza. Aspetta, vado a ricontrollare qui. No, non ti. Non è dei bonus perché sei mortificato. Il bonus era più 2 danni se colpisce. Altrimenti lanciare trucchetti e incantesimi, immunità ai danni e il non poter essere né intimidito né sciarmato. Per ora. Ok. Cioè. È così per ora. E nulla, lo manchi. Di poco, ma riesci a scansarsi di lato. Peccato, la mortificazione mi dura soltanto un turno. Ah, che basta. Mi sembra di ricordare che dura soltanto un turno. Guarda un secondo. Sì, ok, sta andando avanti. E sto tornando. Sì, e vedi questa scena. Con questa faccia qui, come al solito. Le vedo? Vedo lui che si mena, lui che si incazza, lui che manca. Me ne sto a distanza, okay. Tanto ho un range breve fino a 45 metri, quindi me ne sto a una ventina di metri. Intorno a voi tipo si è dileguata la gente. Se non subisco altri danni fino alla fine del turno, termina lì. Altrimenti okay. Va avanti, se sono affaticato ce l'ho permanente. Prendo con molta fatica il mio arco, lo guardo. Sempre mentre li usi questa premura, quella già preso la mira con cura. Sempre il solito. Sì, sempre perché è l'unico che vedo che c'ha colori particolari, quindi c'è tutte tante cose che brillano, sì, quindi sì, essendo sì, un gatto sì. Miro a quello e faccio 14 più 5 19. Perfetto, preso. Boia. 4 più ci si applica destrezza nell'arco? Sì. E allora sono 7 danni. 7 da 17, 7... 24. Sarà morto questo stronzo? Come è morto? Sono quei GS strani della quinta che GS2 c'ha una svolta di punti. Io però mi preoccuperei anche... Okay. Ma insomma, se non crepa prima lo faccio al mio prossimo turno. Sì. Ok. Sono quegli altri 4, perché fa questo mi sembra... Già. Se gli tiri questa freccia e lo prendi bene nella schiena, vedi che lui urla... Difendetemi, difendetemi i miei seguaci! E sta appunto ai suoi. Ti sono tirato gli occhi. E ora. Sì, sono lì sfamatissimo. E adesso, cazzi. Sta ai suoi. Uno attacca te. Legit, ok. Ai.
Io spero che uno attacchi me perché vedi uno scemo che corre. Se non attacca me al prossimo turno ho ancora la flagellazione. Cioè, peccato, mi dico, cazzo. Harder Daddy. Esatto. Cioè, praticamente ora io... Fate conto che ho tipo un saio, tipo domenicano, ma con le maniche strappate e dietro tutto mezzo scucito. 12! Che uno ti prova tipo a tirare questo colpo di un coltello, non un coltello molto largo, sì. Uno sopra il carro prova ad attaccare te. Bene. 7? No. Questo lo sai quale dato è questo. Sì, lo so che dato è quello. Farà un tiro decente per tutta la serata. Allora, quella cosa... uno si... a rialzarsi è un'azione di movimento, giusto? Sì. Sì. Uno che è quello praticamente che era caduto dal carro, si rialza e semplicemente si muove verso di te. Ok. E uno che era sempre quello sul carro attacca te. Maledizione. 14. Che cazzo, sì. Hai resistenza ai danni, se non sbaglio, era giusto? In realtà io ho praticamente resistenza a danno da taglio contundente e perforante. Certo. Cioè danni mezzo. Lo di mezzo ai danni, ok. Quella è una mia magica. 3 danni. Ok, quindi però insomma, io di PF non erano... Io di PF non ne avevo 5, tanti. No, scusa, quindi... 2 danni. 2 danni. Ok. Comunque di PF non ne ho tantissimi, quindi... Beh, siamo a livello 1. Ed è a livello 1 difficile. State. Ne ho io 8 e sono... C'è tanti. Ancora gente sul carro? C'è uno, se non sbaglio. Sì, uno. Edge Blast. Edge Blast. Ah, no, aspetta. Ho la flagellazione un altro turno. Sì, ce n'è uno, ok. Beh, ti ha comunque fatto danno, quindi... Sì, sì. Per quello. Esatto. Non lo prendo. Ho fatto 2 di dado. Al prossimo tiro questo. Ok, praticamente... nel casino provi tipo a sparare male. Schifosamente. Meno male non ho fatto uno. Altrimenti ti potevamo salutare l'estate. Esatto. E sta al tizio, a Federico Mordicollo, che si gira verso di te, tenendosi ancora la schiena, tira fuori una pistola. Cazzo. Di quello va per e ti spara. Surprise, motherfucker. Fa un rumore molto forte, quindi ho paura. Perché sono un gatto. Che corro via. Scappa. Con 21 penso di vero? Direi, tendenzialmente. Allora, vediamo quanto sono rotte le armi da fuoco qua. Sti cazzi! Il meme delle pierre che stanno così. Esatto. Ok, 7 danni. Insomma, ne ho ancora 4. Buono. 7 danni. Cazzo, ma ci dicevi? E... ho paura di quello che sta succedendo. Sì, ok. Ah cazzo, c'ha 6 turni di ricarica. Boia. Cioè, quanto c'ha di ricarica? 6 turni di ricarica in questo la pietra focale. Ah, tipo i famosi 5 incrementi di 7C per esatto. Ricaricare. Esatto, hai 2 livelli di indebolimento. I livelli di indebolimento vuol dire che praticamente ti sei preso un colpo di pistola al petto. Vorrà dire che determinate cose farle saranno più difficili a discrezione mia. Cazzo. Dormire sulle statue diventa più difficile? Esatto, perché ti farà male. Cioè, dormi di schiena. Praticamente senti questa voce esatto. Assurda e praticamente ti prende in pieno petto. Gli soffio contro. Sì. Gli soffio. E poi scappo. Esatto. Per nessun motivo. E state. Che tipo di gatto sei? Questo. Ok. Ricordati la regola. Qualunque. Potevi essere i grampi cat. Lo so, la regola di Minion. Me la ricordo la regola di Minion. Non posso dare 4 di seranni a Minion. Ci sta, ci sta. Anche la c'è un addosso, giusto? No. Sì. Beh, ti do quello spadino e zoc. E dopo, effetto sonoro, sì. Zoc. Vediamo se riesco a zoccarlo. 21, penso di averlo zoccato, ok. Facciamo a cambio, il prossimo tiro questo, guarda. 8 danni! Ok, sì, ma era quello con i danni. Praticamente trafiggi parte del collo di questo tizio che questo muore. Che cazzo sta succedendo? Prima ho tirato 6, 4, 3. Cioè tu che dovresti essere io che sono non, sì. Non prendo niente. E tra l'altro sta fatto 23 danni okay, a livello 1. Il Federico Mordicollo è protetto dai Decius Sgherri in questo momento. No, c'è l'unico sopra il carro che ti ha attaccato prima. Ok. E Federico che è accanto a te praticamente. Ok. Con la mano che nel vero senso della parola. La mano che ho avvolta intorno, anzi alla sinistra, che ho avvolta intorno al saio, sì. Si vede, lo alzo, mm-hmm. Sacra ossa, datemi il vostro fuoco, e si vede, prende, lancio il trucchetto fiamma sacra, ok, mi si incendia il braccio e glielo lancio Federico, glielo lancio contro, okay. È un, deve fare ancora la regola del prendere fuoco nella quinta,
Non, ora, Fiamma Sacra, io mi ricordo di averlo usato come trucchetto. Com'era a livello visivo non me lo ricordo. Vabbè, però mi sembra di no, non okay. Incendia. Deve fare un tiro salvezza lui su destrezza. Ok, non lo devi colpire? Sì, è vero. C'è contatto, non c'è la scia, non so se è uguale. Non me lo ricordo il trucchetto. Non c'è più scia. Anzi, no, ho detto che tiro questo. Ma siccome sono sfigato, farà uno. Buon e ha fatto due di dado. Due. Che palle. Non l'ho colpito mai. Li passa accanto. Sì, praticamente mi si scansa. Oh, ma i dadi stasera mi odiano, eh. Questo che rolla sempre sotto i 10, a te ha fatto 17. Sta a te, Filippo. Vai, Filippo. Sta a me? Sì. Io adesso incomincio ad avere un po' di ansia, esatto. Perché mi ha fatto molto male. Quindi fondamentalmente l'ansia non si vede in realtà su Matisse, perché non c'ho voglia. Lo guardo un attimo. No, non c'è un tiro per colpire. Prendo. Ah, scusa. Non c'è un tiro per colpire. Non c'è un tiro per colpire. Non c'è un tiro per colpire. Non me lo ricordavo. Cioè, praticamente. Più. Ah, non ha tiro per. Bene, perfetto. Deve fare un tiro salvezza su destrezza. Cioè, non credo di arrivare dal cielo sta fiamma sacra, una cosa del genere. Ah, dal cielo. Flame like radiance descends on a creature that you can see within range. Io questo trucco. Cosa lo devo fare su? Destrezza. Cioè, io questo me l'ero segnato la settimana scorsa da lui. Ho fatto 23. Beh, è un D8 diviso 2. È un D8 diviso 2, quindi. Un danno minimo uno. E magari basta, perché la 24, sai, se cifra tonda 25. Finish him. Cioè, gli è praticamente scureggiato con l'effetto acustico faccia. È questo. Sì, si è spostato di lato. No. È finito il gas. Tipo okay, per conto, te vuoi tirare una freccia quindi. Questa stanza. Io lo guardo un secondo, diventa una cosa di concetto. Il dado non ha fatto alcun quale? Suono. Sì, sì, non fanno nessun rumore. Perché sul tappeto, ragazzi. Il D20 mi è caduto. Oltretutto. Anche quello è scuro, ovviamente. Vabbè, intanto voi cercate, io continuo. Ce ne abbiamo tanti, se ne do uno io intanto. Volete il mio? Prego, fa la tua azione mentre loro cercano. Io lo guardo un secondo. Penso fra me e me che la salma fa troppo rumore. Le mie fanno meno rumore, ma uccidono lo stesso. Beh, hai svantaggio per vedere la ferita, che comunque devi fare così, che è una ferita al petto. Ok. Ho fatto 17-17. Perfetto, l'ho preso in piedi. Più 5, 23. Guarda sotto il tappeto. E ho fatto un totale di 9 danni. Buono. Aspetta, 6 più 3, sì, 9 danni. Vedi che colore era? Era scuro. Casa mia si mangia i dadi. Casa mia almeno si ritrova. Sì, perché c'è anche. Così sente quando cadono. Fantastico. Sì. Ha trovato. Okay. 9 danni sono. 9 danni. E vedi, ne ha presi 34. Praticamente accade questo. Tu gli tiri questa freccia, è rivolto verso di te, ovviamente, perché ti ha appena sparato. In pieno petto, proprio qui. E lui praticamente vedi, lancia questo grido strozzato. E si accascia a terra. Non è ancora morto. Si accascia a terra. E vedi praticamente le altre lontre che fanno cazzo il capo giù, via scappate, e si dileguano in tutti i vicoli, e lui che dice no stronzi tornate indietro, e praticamente inizia a indietreggiare tenendo comunque la sua sciabola puntata verso di voi, sebbene comunque si vede che abbiamo un dislike, ragazzi. Che bello. Vabbè. Succede. Fantastico. Ti auguriamo tanto bene. Sì. L'ho messo io. Ah, okay. No, in realtà è stato lui. E praticamente cerca di trascinarsi via con queste comunque due frecce in corpo. È un po' bruciato da parte. Un po' spatto. Da voi. Dicendo, non provate ad avvicinarvi, bastardi. Io da lontano gli faccio, non c'ho bisogno di avvicinarmi. E tu dovresti stare fermo, tendo l'arco, soffrendo come una bestia. Allora, mentre fai questo, vedi che praticamente... Stava arrivando, probabilmente allertato dal casino, questo vecchio gatto che esce da un vicolo e arriva nella strada ormai quasi deserta, perché c'era un po' di gente che stava guardando. È arrivata anche qualche guardia, ma ha capito che state combattendo contro dei banditi e quindi... Che bello, non dobbiamo lavorare. Esatto. E stanno un po' a controllare la situazione. Passa questo vecchio gatto e lui proprio con un balzo che probabilmente gli creerà molto dolore, però, lo prende e lo frappone fra te e lui tenendogli la scimitarra alla gola, e fa provate a fare qualcosa, e lui muore mentre sta andando indietro, come se praticamente... La lontra ha preso un vecchio gatto? Sì. Allora, guardo un secondo.
Ma non capisco perché dovrebbe preoccuparci. È perché lo sta tenendo come ostaggio. Lo so, io glielo dico, tendo comunque l'arco. E poi faccio... Ehi, tu porco! Continua col carro. L'idiota non ha capito che se noi ce ne andiamo lui resta qui da solo. È vero. Aspetta un attimo, però... A un certo punto mi ricordo di essere un prete. No, non lo so. Non la faccio passare liscia dopo di questa. Ragazzi, è il mio ideale. Vabbè. Devo sempre fare qualcosa per la gente comune. Ehi, quindi... tu lupo, porta il carro. Questa scena... non ha capito che se ce ne andiamo col carro lui resta solo. Questa scena fa molto Barbossa. Uccidilo, non è uno dei miei. Esatto. E quindi ti avvicini a cercare di combattere. Non è che mi avvicino a passi pesanti. Sì, ok. Faccio un... Allora, no. Aspetta, lo senti io. Lo brucio con lo sguardo. Mm-hmm. Gli faccio... Credi davvero di passarla liscia? Eh? E lui fa... Se fai qualcosa, questo gatto... E poi inizia a fare... E vedi che inizia a schiumare dalla bocca. Volevo intimidirlo. E gli ho attaccato la rabbia. Poco dopo... Bellissimo. Cade a terra in preda alle convulsioni per poi morire qualche secondo dopo. Perché in realtà i 17 danni che gli ho fatto io non erano necrotici, erano di coronavirus. Io pensavo se si vede essere... io mi giro verso... Io stavo pensando di essere rimasto qualcosa. Mi giro verso di voi, vi assicuro che non c'entro. In realtà che il gatto anziano è tipo le vespe, adesso gli escono tanti gattini da dentro. Al corpo della loro pescano i gattini, va bene. Che vedi? Lo guardo un attimo e dico... Piano, no, più piano, ragazzi, che a quest'ora, sì, purtroppo... Cioè, lo guardo meglio e dico no. Che le... 11 e 20. Oh, e 16 in realtà. Il putrefazio non dovrebbe fare questo effetto. Sì. Vedi questo vecchio mercante si allontana molto velocemente e fa... Grazie, gentili signori, mi avete salvato la vita. Prego, fratello. Prego, vieni qui che ti lascerò il segno di pace. Grazie. Inizio a brandire i lì. Grazie, ma preferirei ricompensarvi in realtà. Oh. Cosa fa, signore? Cosa porta l'ospitalità di un prete? È un po' che interessante. Mi faccio subito più interessato e mi avvicino e faccio... Bene, quale sarebbe la ricompensa? Vedete, io tratto in oggetti particolari. Sono sicuro che se riuscireste a trovare un cliente per questo, e tira fuori praticamente un oggetto che assomiglia a una bussola, letteralmente. Ma una bussola di una fattura molto molto particolare che probabilmente potrebbe interessare... Scusate, è un vizio di forma. Di formazione professionale. Ma tranquillo, il gatto ovviamente mi capisce. È fatto a prova di gatti. Cioè, è tutto gommato sull'asse. Sì. Di una fattura molto particolare che probabilmente cercando poi con il tempo un giusto acquirente potrebbe valere qualcosa, anzi abbastanza. Mai visto roba del genere? Aspetta. sì. Nei tuoi sogni. I tuoi incubi, no. Allora, ce l'hai storia? Stiamo giocando erotici. Ora. Me la sono rimangiata, grazie per averla detta. No, non ce l'ho. Qualcuno di voi ha storia? Tecnicamente possiamo farla sul sì, no, se no fatemi un tiro di intelligenza. Okay. È che è storia senza... Sì. Oh. Tutti? Ah, io ho 18. 18. E basta. 18. 4. Ho fatto 18 anch'io, mio Dio. Mi ho fatto 13. Qualcuno non ha fatto... Qualcuno non ha fatto 18? Lui. Ok, no. Qualcuno ha fatto 18, sì, perfetto. Qualcuno, sì, giusto. Tutti. Tranne sì. Me. Ok. Allora, ma gliel'ha arrabbiato. È un oggetto molto particolare che proviene dalla città dei Venti, nella Confederazione, in cui sono famosi per creare questi oggetti particolari, sì, a livello molto belli anche a livello tecnico. E ha un bel valore. Mm-hmm. Ha un bel valore. Nice. Inoltre, quando lo guardate un po' meglio, magari dopo che avete ripreso il vostro viaggio, effettivamente capite che al suo interno c'è un qualche dispositivo di natura meccanica. Ma perché l'abbiamo preso? Sì, l'avete preso o no? No. Ce l'abbiamo. No. Sì, lo abbiamo. Ce l'ho posto, ok. Scusami, te hai gli occhi a forma di euro in questo momento. Sì, io tipo... Sì, lo hai assorbito dentro di te. Esatto. Cioè, non è che lui
è cioè e avevo le soldi, vizio, cose varie. Cioè, lui proprio gli piace prendere le cose. Poi potrebbe essere anche le persone sopra. Quindi c'è un uovo, c'è però, un qualche comunque dispositivo meccanico a funzionamento meccanico interessante, che però richiederebbe per una maggiore ispezione un smontarlo attraverso degli strumenti che ora qui non avete, e fra tutto questo si è fatto pomeriggio, quindi dovremmo secondo voi prendere per ricomerci qualcosa e basta. Sì, ha un bel valore, eh? Ha un veramente un bel valore. Ok, quindi e secondo voi un tizio ci dà un oggetto così a caso? Abbiamo salvato la vita. Certo, poteva andarsene senza dire nulla. Tanto, vediamola così. Tanto non avremmo guadagnato nulla da questo favore. Anzi, è proprio perché gli dovevamo qualcosa. Consideriamolo questo un pagamento per per trappola. Per me può tenerlo. Per me può tenerlo il topo. Sì. Beh, certo che me lo tengo io. Non ho ancora iniziato a guidare. Addio l'autopasto. E riprendo il carretto e mi rivendo. Perché mi ero immaginato di rivenderlo con i soldi, andare a cena. Ma come si mangiare questo? Mentre passiamo, tanto le bancarelle anche sono svuotate, sì. Allungo una zampa verso una bancarella con gli artigli, prendo il primo oggetto a caso che trovo di cibo e lo metto in bocca al maiale. Manela. Manela. Esatto, perfetto. Un maialino. Esatto. No, scusate, io e senti la tazza, il mio bambino, scusate, no, ragazzi, io immagino Shana la paperino di questo qui che va al ristorante a prendere anatra arrosto, guardo maiale compassato, maiale compassato, sì non lo so, funzionante. Ok, e ok, a questo punto riprendete il viaggio, immagino leggermente più di corsa visto che qualcuno comunque ha cercato di rubarmi le statue. Strano, visto che non hanno un valore effettivo comunque, però... Io faccio un riposo, non so se mi toglie l'affaticamento, ma dormo sulle statue patocco. Cioè, volendo, visto che comunque riuscite senza altri incidenti a comunque a raggiungere le porte della città e quindi entrare nella campagna, vi permetterei di fare un riposo breve, se volete. Beh, ti perché ti hanno dato vita per recuperare, anche voi ovviamente. Anche io sono full. 8, torno full vita. Io avrei teoricamente il D12. Quanto dura il riposo breve? Quindi... Un'ora. In quell'ora posso fare altro? Sì, basta che siano in attività faticose. Esatto. Voglio picconare le statue. No, questo... Va bene. No, okay. Vabbè. Picconi le statue? No, voglio... Visto che siamo ancora nel mercato, comunque. No, siete usciti. Quando fate il riposo breve siete usciti dalla città. Ok, allora niente. Quindi siamo su siamo su un normale sentiero verso. Siete su una strada abbastanza buona, di campagna, ma buona. E continuate tranquillamente il vostro viaggio. Anzi, voglio castare come rituale. Sì. Come si chiama? Servitore inosservato. Ok. Sul carro. Ok. E dirgli di tenere ferma la statua. Lo faccio. Sono due, eh? Lo faccio, dicevo, per due volte. Ok. E poi fai il riposo breve per recuperare. No, è il rituale. È il rituale, è vero, hai ragione. Tanto lui non serve fare il riposo breve, siamo full. E faccio due per fare bilanciare un po'. Perfetto. Con questo carro ora perfettamente bilanciato e immobile sul retro, continuate su questa strada in cui in realtà c'è poca gente, anche perché ormai è pomeriggio inoltrato, e fate un bel pezzo di strada, fino a che in lontananza si mostra la villa. Questa è una villa su una collina, molto grande, molto bella, circondata da un muro, che effettivamente il muro è molto lontano da effettivamente la struttura della villa, perché c'è questo gigantesco giardino botanico intorno. Ormai è tardo pomeriggio, si inizia quasi a fare sera, quindi siete perfettamente in orario. Oh, ottimo. Meglio di Amazon Prime. Sì. Vero, cazzo. Vi avvicinate. E giusto c'è qualcosa che... Ho perso l'occasione di chiamare il mio PG Amazon. Qualche momento strano. Una consegna da Amazon. Amazon quanti danni hai addosso? No, in realtà mi sono curato con col dado vita. Perfetto. Quindi... Sì. Una cosa particolare c'è, che mentre vi avvicinate al cancello c'è una guardia. La guardia è una gatta che non vi sto neanche a descrivere,
Semplicemente perché non una cat girl anime, vero? No, no, meno male. Catwoman. Un altro maiale, ma con le orecchiette. Sì. Non potevo dire che c'era una maiala, in quel caso diventava un po' ambiguo. Una scrofa. Dove cazzo è? Ce l'avevo. Una lurida scrofa. Ed è solamente una maiala. Già, in questo mondo i maiali come fanno a insultare le relative mamme? Con la scrofa a tua madre. E che è allora? Quell'umana, diciamo. Quell'umana, diciamo. Quell'umana. Non sto mandando l'umana a mia madre. Questa è esattamente lei. Ah, ok. Ma quale? Sempre se ti faccio vedere i... Sì. Questa qua. Che è una delle mie illustrazioni preferite, tra l'altro, di tutto il manuale. Sì, è uno delle. Tra l'altro, è fatto molto bene. Una delle arti alterate che sono uscite per prime, penso. Allora, e cosa sta fatemi facendo? Fatemi un tiro, no? È lì a guardia. Fatemi un tiro di intelligenza, perché nessuna storia. 19. 21. Basta fare tiri alti. Io faccio tutti i tiri, compresi tra 1 e 5. Un altro dado che si è mangiato il pavimento. È caduto lì, l'ho visto. Cioè, è caduto lì nell'istante in cui lo sentivo. È sparito. E siamo a due dal magma. È incredibile questa cosa. The floor is lava. Qual era? Scusami, giallo. Poi giallo, capito? Cioè, è sotto i piedi di John. Ma come? Si sposta il tappeto, ridali Davide nelle posizioni che preferisce. Al tappeto piace cambiare. Yeah, esatto. 4. Piace assorbire. Ok, chi ha fatto un... Chi ha superato la CD che era 12? Quindi io ho fatto 21, 19. Sì, è una cosa quella effettivamente più strana. Perché? Perché i gatti non camminano? Perché i gatti non fanno la guardia, i gatti giudicano e basta. Allora, semplicemente. È dei colori che ha, blu e rosso, cioè blu e giallo, è palesemente un soldato, cioè un mercenario della confraternita dei Vermi. Una delle dei gruppi mercenari più temuti, sanguinari e terribili, quindi meglio pagati del mondo conosciuto. Ma è lì di guardia. È lì di guardia. Cosa ci fa lei lì? Ma è di guardia al, al cancello. Al cancello del, della torre. Cioè no, della villa. Villa, scusi. Sì. Al cancello la guardia. Topo. Mi avvicino. Beh. Ok, ho capito che è la guardia. Mi avvicino per prima. Lei perché per guarda così faccio importante. Così con le mani per far vedere che sono disarmato. Cioè, lei guarda te, guarda un po' di te, vede che avete un carro e fa: beh, se sei arrivati. Prego, salite, vi stanno aspettando. Perfetto. Ok. Gente molto potente e ricca a quanto pare. Cioè, io nel frattempo con una mano libera gli avvolgo intorno il saio appuntito. Senza stringere troppo, comunque riafferro il carro, come dire, sto pronto a autoinfliggermi una ferita. Ma guardo le faccio, è strano vedere un mercenario così fare la guardia. Di solito vi assoldano per uccidere. A te interessa qualcosa? Non lo so, sono curioso. Potrebbe interessare. Io sono stata pagata per fare questo. E tanto le basta. E... Va bene per un mercenario essere pagato per stare fermo? Al mercenario non basta essere pagato per fare questo. Beh, sicuramente è meglio essere pagato per stare fermo che essere pagato per rischiare di morire. Ah, sicuramente. Ancora con la mela in bocca. Ancora una bella osservazione. Mando giù una bella osservazione. Intera, proprio quella è una bella osservazione, in effetti. I soldi sono soldi. Ok. Niente onore. Ora però, tipo con la... Tipo, la mia vista periferica di 310 gradi, la sto tipo... Ok, allora, avanzate, la tua vista periferica coglie il di fatti però la bellezza di questo giardino botanico che vi lascerebbe, come si potrebbe dire, estasiati, vi farebbe fermare per qualche minuto a guardare le meraviglie di questo giardino, se non fosse che effettivamente forse magari vi è salita un po' di ansia per le cose strane che sono successe, tanto che con la tua vista a 360, quasi a 360 gradi noti che poco dopo che voi avete 310. Fatto, sì, voi che magari se ti giri un po' indietro noti che pochi minuti dopo, che comunque 3-4 minuti ci vorranno per salire alla villa effettivamente, la guardia, la mercenaria se n'è andata.
Bene, bene, bene. Giusto, la porta della villa è leggermente socchiusa, proprio il portone d'ingresso. Dove andate? Ma era accanto a me ed è sparita. No, dopo che avete... Dopo che siete andati un pochino oltre, cioè quando avete attraversato il cancello e siete... Ah, lei è sparita. Cioè, aspettate, voi che siete entrati nel giardino botanico e poi se n'è andata. Dove? Sparita in mezzo alle piante. No, 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 proprio... Normalmente se n'è andata. Che cazzo è andata? Ma... Fermo il carro e mi guardo intorno. Qualcuno l'ha vista? Un bellissimo giardino botanico. Che peccato, avevo proprio un lavoro per lei. La voce alta, proprio facendo il giardino. Non succede niente. È proprio dei soldi, molti soldi. Sì, fare. Molti soldi. Nel frattempo ti guardo un po' strano. Dico, in serio? Io, qualcuno di voi l'ha vista, cioè, prendo una rosa. Ma secondo voi, come funziona l'accoppiamento nel modo di storia? Fregatti è molto brutto. Non so. È molto brutale. Cioè, non esiste un tipo di bambini. No, ma allora, io posso avere un orgasmo di mezz'ora. Cerca furri su... Perfetto. Ragazzi, scusate, io posso avere un orgasmo di mezz'ora, esatto. Perché sono un maiale, quindi... Che figata! Not bad. E... Più o meno. Ogni volta lo fai devi stare mezz'ora lì così, su, sì. Via, dai, su... manca 10 minuti! Palle! A questa fissita gigantesca. Comunque... Dopo aver fatto notare che è sparita, comunque ho preso una rosa. Tasty. È sparita di ok. Andiamo avanti. Cioè, la gatta. Sì, c'è la strada che sale alla porta effettivamente di questa villa. Che è socchiusa. Appena vi avvicinate. Giusto una cosa, prima di entrare. Sì. Una cazzata, però mi potrebbe servire dopo. Prendo un sasso dal giardino e me lo metto nella mia borsa. Lo mangio. Ma se scemo mangi sassi, qualsiasi mangio dubbio punto. Che i vostri personaggi possono avrebbe, cioè hanno in questo momento effettivamente riguardo a qualcosa di sospetto che ci possa essere detto in questa storia, qui potrebbero diventare abbastanza fondati questi dubbi. Perché la porta, come ho detto, è socchiusa. E praticamente si vede da dietro la porta, perché probabilmente è dietro la porta, una mano riversa a terra di qualcuno e dalla porta sta uscendo un bel rivolo di sangue. Ma anche meno. Uscendo giù. Poi fermi qui. Sinceramente io mi leverei dal cazzo. Io fermo il mazzo. Ti metto un ditino sulla bocca. Mi metto su quattro zampe, inizio con le mie zampottine felpate ad avvicinarmi furtivamente. Alla porta. Alla porta. Ok, tira. Sto attento. Faccio vantaggio, mi pare, sulle prove di furtività perché ho zampottine felpate. Esatto. 3. Da 2 a 3. Ok. Comunque ti avvicini e dietro la porta c'è... Sì. Arrivo furtivissimo alla porta, poi guardo la porta. Esatto. E effettivamente c'è un cadavere. Ma non solo uno. Perché guardando dentro... c'è questo piccolo corridoio che dà su una stanza, proprio che era di fronte alla porta d'ingresso, probabilmente una stanza di ricevimenti, molto grande, con le porte già aperte, piena di cadaveri. Tutti quelli che erano dentro la villa, in quello, evidentemente sono stati uccisi, ma non uccisi così, proprio con una violenza abbastanza inaudita. Campeggia in mezzo a tutte il cadavere riverso di pancia di una volpe, la tizia effettivamente con un pugnale piantato nella schiena, tutto ovviamente imbrattato di sangue. Io mi giro con la faccia stanchissima. Bene, immagino le statue. Beh, no, metto lì. L'ha visto solo lui. Io sento solo l'ha visto solo te? Sì. L'ha visto solo lui. Non si vede, non sì. Si apre la porta la... Cioè, no, se non vi siete avvicinati, no. Io mi stiracchio, torno indietro. Okay. Sempre con non deve avere al mio naso un fortissimo odore di sangue. Ti arriva tutti voi hanno un fortissimo odore di sangue. Non c'è problema. Abbiamo già risolto la missione. E il fatto è che sono tutti morti. Chi aveva la bussola tra di voi? Lui. Quindi? Perfetto. La tiene in una tasca da qualche parte. È nella borsa. Quindi non abbiamo nessuno a cui fare la consegna. Come vibra? Sono tutti morti. Poi la bussola sta svibrando. Niente, vibra. Te la butto. L'Alonso. Succede letteralmente. Appena lui la tira fuori.
Ma lo volevo fare da un sacco. Prodotto limone, se avanzare e tirare. Nello stesso istante in cui te la stai tirando. Sì, ragazzi, abbassiamo un po' il volume ora perché comincia a essere. Nello stesso istante in cui la stai tirando. Niente, sì. Le casse che danno problemi. Stai tirando praticamente dalla porta socchiusa, se ti passa esattamente qui sopra la testa, si avvicina alla bussola, cioè, quasi come se fosse attratto da questa, un oggetto che sembra un frammento di una pietra molto lucida e nera. Nello stesso istante in cui questo tocca la bussola, quasi fosse attratto in maniera magnetica, e tu noti che è arrivato dalla stanza, quindi l'ha attirato... E notando che è leggermente coperto di sangue, probabilmente è uscito da uno dei cadaveri. Attento, stai smuovendo lei. Sì, è uscito da uno dei cadaveri. Nello stesso istante in cui questo frammento di cristallo tocca la bussola, questa effettivamente ora capite a cosa funzionava il meccanismo interno. Si apre e fatemi un tiro di... Tiro, sapete, su destrezza c'è di 18. E sti cazzi! 19 di dado. 18 pari! 16. Che culo, ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta. Ok. 16 io più... Non so... No, io non quanto? Ce l'ho fatta. Più io ho fatto 18 pari. Tu non ce l'hai fatta. Praticamente si apre... Lui non ce l'ha fatta. Sì, ok. Si apre e esce uno spruzzo. Cioè, lo spruzza letteralmente intorno. Questo liquido, color rosso, che dall'odore è evidentemente sangue, che riuscite benissimo a evitare, tranne te che proprio te lo prendi in pieno e ora sei totalmente macchiato di sangue. Mi pulisco. Aspetta, non è che hai tanto tempo. Non è che hai tanto tempo. Perché questa scena è praticamente avvenuta di fronte a due tizi che erano stati mandati. Due tizi armati bene. Sono mercenari. Sono mercenari. Uno è dal Sacro Regno e uno è dal. E dalla Confederazione. Che erano stati. Praticamente sono emessi di tutte quelle due ambascerie che dovevano arrivare, che ora sono al cancello e sono appena arrivate. E tu sei sporco di sangue. Sì. E praticamente, vedendo appunto che c'è quantomeno del sangue che esce dalla porta d'ingresso, perché voi siete lì, questi due si guardano, uno di questi si gira e fa... Attentato! Hanno ucciso donna! Io lo guardo un secondo dritto negli occhi. Gli faccio... E capite che vi hanno fottuto. No, io lo guardo dritto negli occhi perché io non sono stupido come loro. Faccio. Continuando a pulirmi. Ah sì, però non ci sono le mie tracce più avanti, io non sono arrivato fin lì. E continuo a pulirmi. Non posso essere stato io. Faccio, controllate, non scapperò da qui se volete arrestarmi. Beh. Arriva in massa tutto questo esercito. Non mi muovo. Non cioè, evidentemente un bel gruppo di mercenari che vi... Io in realtà... Ok, perché poi volevo fare una cosa io. Sì? Sì. Il mercante ci ha fregati. Sì. Due entrano... Beh, allora non c'è più niente che mi trattiene dal... Fate esporre di queste statue. Escono spaventati e fanno... Sono tutti morti! Qualcuno le ha ucciso, no? Dice, state di gatto, è sporco di sangue, questi devono essere i suoi complici perché non l'hanno ancora. Guarda per terra. Qui, a parte questo che è mio. Guarda per terra, se io fossi entrato ci sarebbero delle tracce. E come spieghi il sangue? Prendo la bussola da terra piena di sangue, faccio così, gli arriva uno schizzo di sangue in faccia. Ecco. Guardami sotto i piedi, non c'è sangue. E vedi che c'è un tizio vestito in paramenti sacri, che tu riconosci essere della chiesa delle ossa, che fa... È qualche tipo di stregoneria! Esatto. Uccideteli! Well... Che faccio... cazzo state fa? Che cazzo fate ora? È superiore a me di grado, questo tizio. Strosamente. Mi getto... mi getto in ginocchio. No, io... Padre, eminenza. Io intervengo, faccio... Noi siamo qui in veste di... Corrieri, abbiamo consegnato, volevamo consegnare questo, e scopro le statue, da parte di... Faddat. Di Pepsi Man. Dello spaccio, insomma, il suo nome. Non c'entriamo niente con tutto questo, siamo appena arrivati e non abbiamo neanche varcato quella soglia, sentiamo solamente odore di morte. Sì, non so ce l'hai sembra. Qualche tipo di quel tipo persuasione, inganno... La proficiency non ce l'ho. Ma formula uguale su carisma.
Anche se mi fa le fly bassissime. Ho zero. C'è zero. 17. 17. Ah, e vedi che il prelato, diciamo, il prelato, chieri, sì. Non il chieri religioso della chiesa delle ossa, fa: ah, ma vedi, questo è difficile da credere. Per quale motivo? Perché Don Agnese era una persona che noi conoscevamo molto bene. E mi sembra strano che, come si potrebbe dire, sia morta così e ci siano quattro persone totalmente sconosciute che dicono di essergli venuti a portare, e lo dice in maniera un po' ironica, due statue. A questa cosa io scopro il telo, con, sì, proprio con un gesto proprio secco. Scopro il telo da... Ah, io l'avevo già fatto vedere comunque. Ah no, l'avevo già fatto. Già scoperto. Scusami. Ho fatto vedere statue. E faccio comunque... Era sfuggito. Allora no. Quel gatto non era con noi. È coperto di sangue. Noi siamo arrivati ora. Mi scusi, prelato. Da quanto fa questo lavoro lei? Da più tempo di quanto tu possa immaginare. E quanti criminali ha trovato che si portano dietro un carro? Ma infatti io non penso che voi siete criminali comuni. Io penso che voi siete qualche tipo... Che si portano dietro un carro. No, no. Io sono convinto che voi siete venuti a prendere il carro. Perché questo è quello che è accaduto. E il, praticamente, il dignitario della Confederazione a questo punto fa... Perché? Cosa c'è di importante effettivamente su quel carro? Le fa... Io sono lì che sto miscelando le mie robe. Nulla che possa effettivamente girato. Interessare le nostre trattative. E iniziano a discutere fra di loro. Tipo bisbigliando? No, non è discutere in maniera abbastanza animata. Cioè ci sono contrasti fra questo regno. Ok, una cosa. Quanto sono grandi queste statue? Le statue sono esattamente, lo dico subito. Le statue sono una accanto all'altra, ovviamente, messo in orizzontale, di... Poi pure c'era scritto. Ah no, questo è lo scanner. 100 metri. 100 metri. Cioè, doveva essere portata in Vaticano. Sono tipo fini ma 100 metri. Esatto. Sono degli spaghetti altissimi di gesso. Cioè, all'incirca. Che poi ora le, ora le guardo meglio. Ah, ma erano fatte così. Ma il mio scultore con 30.000 lire le fa meglio. Esatto. Una gamba, tipo. Uno di 100 metri. La gamba. Tu quanto puoi distruggere? Perché ho capito, non penso di aver capito cosa vuoi fare. No, non è. No, no, non voglio esattamente. Sono su un metro luna più o meno. Un metro luna? Sì. Ok, allora, semplicemente. Sono lì che ho miscelato della roba. Sì. E poi prendo. Tiro fuori il sasso che avevo preso prima. Sì. Vi guardo un secondo e dico: se devo morire è che queste statue del cazzo vengono con me. E inizio a prendere assassate queste statue di cattiveria. E mi sono miscelato una pozione che per delle cose bene. Importanti. No, pagano un tirami un D6. Ok, tiro un D6. 5. Perfetto. Tu tiri una assassata una di queste statue e fai conto, una parte del gesto va tutta, si apre. Esattamente, cioè si spezza in due esattamente come quelle cose che sono deboli al centro perché hanno messo qualcosa in mezzo. Erano un guscio? Da dentro si rivela esserci un osso, assomiglia quasi a una falange di un dito di circa 30 centimetri. Una reliquia. Una falange di un dito di 30 centimetri. Sì, fate conto che. Ok. Ve lo posso spoilerare. Ha detto ossa grandi. Quindi. Ossa grandi, sì, ok. Cado in ginocchio urlando: miracolo, sia benedetto il sacro osso, così. E no. Quello dei i tizi dei, come si chiama, della Confederazione. Che cos'è questa storia? Il prelato fa: ah, ora mi sa che non possiamo più far uscire nessuno vivo. E guardando il mercenario fa: uccideteli tutti! E alcuni iniziano a combattere con i mercenari della Confederazione, alcuni vengono verso di voi. No, io ve lo dico da master.
non sono alla vostra altezza. Lo so, io avevo già immaginato di avermi dato altezza. Io che ci aprono, dicevo, ci distruggono. Francesco, quel miscelare che sto facendo, avevo fatto un altro sublimazio, quello che fa il gas. Okay. Me lo tiro sui piedi, sì. Strappo uno di quelle ossa, tipo cerco di toccare un po' per fargli capire dove andare. Aspetta, fermo. E mi levo dal bau. Fermo. Oddio, c'è un effetto sulle ossa, non me lo dire. Oddio, che cazzo. Non potevi saperlo, giustamente. Diventa un osso, ok. Guardami, sono osso Rick. Ora sta girando il meme di Cetriolo Rick. Sì, no, ma ora è in chiave del tipo... Ma non ti vergogni a ridere su quest'uomo che si è trasformato in un cetriolo? Così. Stamattina comunque io... Sto per morire. È finita. Sì, ma finiamo. È finita. Ma guarda, se vuoi possiamo fare come abbiamo detto offline di... Ok, allora tu praticamente... Cioè, la terra è già finita. Appena lo tocchi, continui a correre, ma nel mentre hai una visione. Ok. Hai una visione che dura pochi secondi di questa gigantesca pianura abitata da esseri strani, quadrupedi ma giganti, che finisce dopo poco. Dinosauri. Esatto. Immaginavo ci fossero ossa di dinosauro, sì. Quelle. E vabbè, semplicemente io ho fatto sta fumata qua, ho cercato di toccare un po', di tirare per farvi capire dove andare. E cerchiamo di levarci dal bau. Allora. Mi porto via l'osso. L'ho già preso, Ah, rompo anche l'altro. Mi porto via l'altra statua. Hai detto di gesto, se lui la porta a portare con tutto il carretto. È di un metro, pesa. Non può essere pesa, perché lui portava il carretto, ancora... messo sopra due statue senza problemi, quindi non può ci essere pesa. Ma è già essere l'oggetto. I servitori illusori. Sì? Li mando a intralciare loro, cioè tipo li faccio camminare... Fa gli sgambetti! Tu prendi l'altra statua e questi praticamente iniziano a tirare con le balestre, sparare con i moschetti, solo che praticamente alcuni gli rompono il cazzo i tuoi servitori illusori, quindi... Sì, hanno un PF, Sì, cioè magari... Ma tipo scendendo la balestra li fanno... Li accarezzano... Sì. Esatto, sì. Tipo... No? Sì. Ma vi danno abbastanza tempo per fuggire abbastanza lontano. Fate conto che se andate dall'altra parte della villa c'è un altro cancello per poter uscire. L'unico che vi insegue è questo mastino molto alto, senza armatura e con un'ascia in mano, che sta correndo in una maniera velocissima e quasi come preso da una furia assurda vi sta inseguendo. Barbaro. Ok, no. Ma prima che vi stessi per raggiungere, praticamente viene colpito da quella che sembra praticamente una bomba, cioè un vasetto di ceramica, okay, che... cade per terra, esplode in questa polvere. Tu riconosci essere una specie di bomba urticante. Okay. Questo si tiene gli occhi, si tiene la gola perché sta male. Sì. E appare quasi dal nulla, perché sbuca da dei cespugli, con uno stocco in mano, un gatto. Che è lui. Un gatto bellissimo. Che tra l'altro è lo stesso che ho usato per fare la sua miniatura, perché non trovavo altro. Qua. Ok. L'occhio mancante... ve lo fa riconoscere subito, è una figura famigerata, si chiama Rolando d'Acqua Scura, è un eroe di guerra, è un eroe di guerra che è diventato una specie di ribelle e sta combattendo contro, non si sa, insieme a delle cellule ribelli che esistono, diciamo, in tutta la confederazione, in tutta il Sacro Regno, anche dove siete voi, contro una confederazione, cioè contro una nazione, una specie di cospirazione evidentemente che gira tutto intorno al Sacro Regno. Ok. È un personaggio molto potente e ricercato ovunque. Però fatto sta che questo tizio che vi stava inseguendo lo elimina in due colpi. Detto questo, si gira verso di voi e fa... Sì, perché noi ci siamo fermati. Cioè, giusto, visto che non ti manda a scappare, eh? Sì. Beh... Sì, lui fa tipo mentre corro, hai visto che è quello? Sì. Cioè, no, ma in realtà non succede, noi non lo vedo nemmeno. Ah, cioè, noi stiamo correndo, io sto correndo con la strada. Io mi giro a guardarlo, però continuo a correre anch'io. Ok, sì, continuate a correre e vedete che questo... dopo che ha ucciso il tizio, vi sta venendo dietro, vi sta correndo dietro. Va a uccidere anche lui! No, gridandovi,
Se volete sopravvivere, io vi posso portare fuori di qui. Però voglio quella. Alludendo alla reliquia. Tieni quella bussola. No, la bussola, no, l'osso. Io sto frenando a secco. Oh beh, ha strappato un uomo di chiesa. Esatto. Beh, io ipocrisia, portami via. Tipo, vedo che ti vieni in micio e dico, cosa fai? Ti fidi? Oh beh, ci ha appena salvato la pelle. Fidatevi, potete fidarvi molto più di me che vi ha inviato qui. Siete finiti in mezzo a una bella cospirazione. Vi siete definiti in mezzo a una bella cospirazione. Cioè, siamo abbastanza non avevo assolutamente interesse a rispettare qualsiasi accordo aveva con voi. Vi volevo utilizzare come pedine per essere sicuro che degli uomini riconducibili a lui non venissero coinvolti in questa storia qui. Ce ne eravamo abbastanza accorti. Ah, della serie manda avanti degli altri, così se dovessero indagare non risalivano mai. Esatto. Perché voi ci avete fatto, quantomeno lui di sicuro ci ha fatto la figura del... Bell'amico, sapeva tutto del complotto e non ha detto nulla. Chi? Lui, Padat. Ma lui l'aveva fatto apposta. Cioè, lui ci ha usati tutti. Lui appunto. Sta con la Confederazione e voleva far arrivare le ossa loro nascoste nella statua. Mm-hmm. Ok, lui è scappato, quindi io... Le ha fatti massacrare lui, i tizi. Mm-hmm. Vabbè, io dico, d'accordo, portaci via di qui. Ok, beh, non credo che abbiamo un'altra scelta. Immagino che avanti ci saranno non so quanti uomini tuoi. Cioè, vostri uomini avanti. Ah, no. Ho una via di fuga efficace. Per esplodere il pianeta. Esplodere il pianeta. Ti chiede di dargli la reliquia. Beh, non mi sembra che abbiamo molta scelta. La prendi. Cioè, mettiamo in mano la società. E non ho... Tu te ne sei andato. Sì, e ho una reliquia. Ok, aspetta, cioè, non mi sembra che abbiamo molta altra scelta e non ho più sublimazio. Sì. E praticamente a voi, perché tu te ne sei proprio andato... Sì. È già su una barca che va verso l'orizzonte. Sì. Ah, no, a un certo punto c'è un piccolo fumo, puoi salire su una barca di qualcun altro e... Acquattarti. Puccio la statua nel gesso, sì. Cioè poi puccio il gesso nell'acqua. Puccio la statua nel gesso. Perché c'era una sola pubblica dentro. Peccato. Sì. Spero che tanto sì. E tu ti si levi dal cazzo. Poi te l'ha dato il da qualche parte. Lui vi conduce... attraverso praticamente un passaggio in questo giardino botanico che porta a un muro che era distrutto. Probabilmente non se ne erano accorti perché era coperta tutta la vegetazione, quindi non era mai stato riparato. E da lì uscite praticamente da questa villa quando praticamente gli altri che tu avevi distratto fra tuo fumo, servitore non osservato, iniziano praticamente a cercare per tutta la villa. E praticamente si concluderebbe in seguito che voi potete decidere di andarvene o rimanere schierati dalla parte di questo d'acqua scura e aiutarlo nella sua missione per scoprire il marcio che c'è sotto la chiesa delle ossa. Oh, conoscete la storia? Conoscete la storia? Vabbè, tanto siamo in un mondo antropomorfico di Robin Hood. Bene, sarò il vostro frattac. E con questo. Beh, ok. Questo si conclude in storia. Oh, sì. Sarà bellissimo far esplorare quell'ospo gigante. Sì. Se avete qualcosa di veloce da dire. Se John. Se devi correre per motivi di. Più che altro perché domani alza alle 5. Cazzo. Forse è meglio se. Cazzi. Comunque a me è piaciuto. Cioè mi piace carino. L'ambientazione. Io aspetto il manuale figo. Vero e spero che non vedo fare magari una live vera e proprio con un'avventura. Tra l'altro. Sì, che gli animali. Con gli animali secondo me vengono fuori delle cose di roleplay. Sì, anche perché adesso è stata molto limitata. Però già secondo me veniva molto più fuori rispetto a fare il classico chierico. Sì. Ecco. Io ho dimenticato una mossa, mi si scappano voluti dall'uovo che ho raccattato a quelli lì. È ancora un uovo. Scusa, ti giri verso la telecamera rompendo quarta parete e fine. Io devo dire che come ambientazione mi piace molto, il 600, comunque il periodo seicentesco dà molto, ci si adatta molto all'idea secondo me del gioco.
il mio dado stasera. Sto dado è allucinante. Io quindi sono curioso poi di vedere tutto il materiale completo, perché... Sì, anch'io, perché veramente ci sono davvero tante razze. No! No! L'ho visto dei dadi. Ho fatto di nuovo cadere il dado. Quanto bene, fatto? Direi 10. Di fare i ringraziamenti. Sì, sì. Tutti quelli che ci hanno seguito. Specifichiamo che i ragazzi della Mana Project ora stanno lavorando sul Grimorio Norreno, che è una delle... Perché, okay. Se non sbaglio sarà un'espansione per... I giorni di Ragnarok. E c'è anche la ristampa di giorni di Ragnarok. Ragazzi, piano, per favore. Ringrazio voi che ci avete seguito, ringrazio voi che avete giocato, Federico che ci ha fatto da ospite, tra l'altro ricordiamo domani avete una live voi, evidentemente. No, no. Ah, ok. Ho frainteso io. Non sarebbe strano, no, Non sarebbe strano, sì. Ho la live. Ho frainteso io. Un canale. Però ha detto che portavate poi il cross. Non l'avete sì, detto? No. Ok, no. Abbiamo preso un abbaglio tutti quanti. Sì, No, anche perché appunto il settimana prossima non ci sono. Adesso manca lo streamer. Quindi vai a portare il coronavirus in Spagna ulteriormente. Boh, forse. Ah, forse. Non cioè, nel senso, se lunedì streamiamo, no, non sono partito. Ok, perfetto. Noi. Ok, quindi grazie, spero che vi abbiamo interessato la storia. Sì, e ti lascio il posto per fare le cose serie. Scusa, tutto, ragazzi.